Signori, buonasera. 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 Eccomi qua. Parto un pelo prima, prima che arrivino gli altri della compagnia dell'agnello. E sono qua. E sono qua. Buonasera. Buonasera. Come mi sento? Allora, non è stata una bella giornata. Ho passato l'intera giornata in divano. Chiusa la live, ho pranzato e mi sono buttato dentro la vasca per avere dell'acqua tiepida. Esco e avevo ancora malissimo, mi sono preso un Brufen. E quella cosa lì mi ha fatto venire un mal di stomaco plateale. Cioè io adesso ho non solo male al culo, ma anche tantissimo mal di stomaco. Ho cenato, non mi sono vi giuro su Dio, non mi sono mosso dal divano tutta oggi. Non mi sono veramente mosso da lì. Sono stato lì a soffrire tutto il tempo. Solo che già stamattina ho chiuso la live prima e mi tira fortissimo il culo perché era il day one del DLC di Pokémon. Eravamo anche in tanti stamattina e chiudere la live mi è pesata tanto. Domani ho l'appuntamento alle 8, non so che ora parte la live, speriamo che di riuscire a farla partire giusta, però non si sa. E niente. Domani ore 4 c'è il Nintendo Direct. Ok, Nintendo Direct alle 4. Segnatevelo, lo guardiamo assieme naturalmente, poi domani sera non lo so. Ho visto dell'aggiornamento di Starfield, metteranno il DLSS, ma leggevo anche che già adesso, se voi aggiornate i driver Nvidia, il gioco gira meglio. Non ho avuto modo di provare, perché oggi sono stato veramente una merda. Domani mattina Pokémon, assolutamente sì. Mi dispiace non essere andato avanti oggi, veramente mi girano veramente i coglioni, perché il day one e perderlo così mi ha dato molto molto fastidio, però stavo male. Non che adesso stia bene, però sto molto meglio di come stavo stamattina. Tra l'altro oggi pomeriggio dovevo registrare, non ho fatto niente. Devi segnarti che domani alle 4 facciamo la live, Q. Moni, grazie mille per l'abbonamento. E Dimez, che ne aveva fatti 36, buonasera, auguri, grazie mille. Tornare su Starfield in live. Guarda, magari faccio qualche NG Plus e un'altra occhiatina gliela diamo. Però non ho giocato, anche perché non riuscivo a stare a giocare neanche dal divano. E ricordiamo che il 29 c'è una 12 ore, sì, esatto, la 12 ore la facciamo soprattutto perché sono le ultime botte del September. Se non volete una 12 ore, ne volete una 24, il limite è 4.000, un po' perché soffro, un po' perché sono a pezzi, ma ve lo giuro, se arriviamo alle 4.000 facciamo una 24 ore. Quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate se volete una 24 ore. Alle 16, non ho deciso io. Il nuovo Legion Go, il portatile? No. Perché? Ah, non il portatile, scusami, la console, ho capito, scusami, ho capito qual era, sì. L'ho visto però anche lì, vai a te a sapere se me ne faranno mai provare quelle robe lì. Sì, ho capito di che parliamo. Tra l'altro volevo scrivere una mail alla Apple chiedendogli se potevano darmi l'iPhone, perché a quanto pare ci gireranno nativamente Resident Evil 4, Resident Evil 8, Death Stranding e come si chiama? Assassin's Creed. Mirage, esattamente. Esattamente.
sono la prima che cerca mente di cultura. Ma come fai col tuo popò? Per le 4000 sub trovo un modo qui. Anche perché è possibile che io non possa rinnovare la macchina, perché sono arrivato al limite di tempo di utilizzo. Quindi è probabile che io debba per forza restituire la macchina. E ciò significa che se io devo restituire la macchina, devo per forza fare il contratto nuovo, pagare un sacco di soldi. Quindi rinnovate. Quale feature, Chava? Vediamo. Io ho chiesto se si poteva prorogare, perché comunque ho fatto pochi chilometri, mi devono far sapere. Che auto hai scelto? In realtà ci sono. Aspetta che c'è Karim, dico che sono in live però. Tolgo il sottofondo. Prova. Sono già in live però, te lo dico, non bestemmiare. Buonasera! So che tu dici le parolacce, ero partito a chiacchierare nel frattempo. No, beh, urlare non è un problema, eh. Sono le parole che dici contro gli immigrati che non vanno bene. Va bene. Va bene. Come stai? Buonasera. Bene, bene. Tu come stai? È un po' una chiavica. Stavo giusto dicendo che ho preso la pastiglia per non avere male al culo, che ha depotenziato il male, ma non è sparito per niente, perché c'è ancora. Okay. Però mi ha fatto mal di stomaco. Oh no. Sì, quindi sono qui un po' storto. Solo che già stamattina ho chiuso la live prima, e domani ho un'altra visita, e non so che ora arrivo in live, e non voglio perdere altre ore. Quindi, dai! Reggi e fai tutte e due le ore, dici. Esattamente. Ok. E poi domani e dopodomani, insomma. Cioè, devo anche registrare oggi, ne abbiamo parlato anche stamattina, dovevo registrare, ma niente. Mi ricordo. Peccato. Vabbè. Guardate i miei video, sono belli. Anche perché sì. Vedo il commento in chat. Come ti sei trovato con Starlink? E guarda il video. E scusa. C'è video. C'è letteralmente un video dove ne parlo. Quindi, scusa. Ma che palle con sto Grail, ne abbiamo parlato, ragazzi, non è che dovete vederci litigare per forza, eh. Quanti anni avete? Abbiamo... No, ripeto, sì, ma non solo, secondo me anche in live avevi già le balle torte per i cazzi tuoi, poi dopo sei partito super negativo, perché l'ho recuperata poi. Io sono partito molto positivo e ho poi visto. Sì, si sì, è sì. Disintegrato tutto. No, ho visto, però i difetti che c'erano, perché non erano non difetti, poi dopo si sono ingigantiti perché si è sommato tutto. Però io lo trovo comunque un gioco... No, sono contento che ci sia, capito? Esatto, per quello. Alieni, per quello te l'avevo consigliato. No, cioè, più che altro... Era un gioco che non era solita roba, però insomma non era un'eccellenza. Finale poi, insomma, vabbè. Sì, il finale è stata la cosa che più mi è dispiaciuta, guarda, perché veramente potevano fare una roba figa e chiuderlo figo, capito? È stato molto paraculo, perché l'hanno chiuso figo tra virgolette, perché è corretto come finisce, però vaffanculo. Cioè, da giocatore gli dici vaffanculo. Si sente Karim basso? Sono basso. Adesso ho fixato? Ho fixettato? Provo a parlare? Fixato? Ho fixettato. Che poi è bassissimo. Avevo tolto 4 decibel, non è che era bassissimo. Marigold, buonasera. Buonasera, grazie per i 21 mesi. Sì, credo che metterò in palio la maglia di Starfield per il September. Quella però... non ricamata, quella introvabile nei negozi. Bello. Hai visto? Che pensa, anche lì mi sono girate le balle. Purtroppo mi è arrivata ieri la mia polo di Starfield con ricamo, perché loro inizialmente mi hanno mandato la maglietta e la polo a bassa qualità. E io rifaccio, scusami, perché? E mi dicono, così la gente risparmia 3 euro. Come 3 euro?
Ho capito, ma se è una merda, se si vede di merda. Perché la maglietta che ho io è una maglietta di quelle no, non al top. Quella che ricevono loro è molto meglio, con un tessuto migliore e tutto quanto. E ok. E poi mi hanno mandato la polo senza ricamo, ma con una patacca stampata. E ho detto, ma scusa, per 3 euro. E gli ho detto, toglieteli al mio guadagno. E chi me ne frega? Madonna. No, non avete risparmiato comunque, perché mi sono tolto il guadagno mio, non vi preoccupate. Il prezzo è uguale, solo che veramente per 3 euro mi sembra una stronzata togliere quella qualità lì. Uno può pensare sia fatta male, invece è super rarissima. Lo è, perché ne esiste una sola. Decidono loro senza chiedere, a me quella roba lì ha dato fastidio. Mi ha dato veramente fastidio quello, sì. che me le hanno mandate e poi ho dovuto aspettare ieri che mi arrivasse quella nuova, che non ho ancora messo, tra l'altro. Ho visto il tuo live di Starfield e ti sto amando sempre di più. Non fate spoiler perché Karim è ancora in alto mare, mi raccomando. Sono andato un po' avanti con la campagna. Ho finito la missione della UC, che è stato incredibile, come ti dicevo stamattina. Mm-hmm. E poi io sono anche riuscito ad andare un po' avanti. Di trama, dici? Ok. Sì, però sto facendo, diciamo, le anomalie, per non fare spoiler. Una dietro l'altra, okay. Però te ne fa fare. Cioè, beh, se non tu... sei costretto comunque, sono extra. Verissimo, quelli. Però pensavo ci fosse una pausa a un certo punto. Invece me la fate fare tipo 5 no, missioni. Anche perché purtroppo sono un po' bruttine. Cioè, vai lì, prendi e te ne vai. No, si pronuncia. Sì, allora... È fighissima la prima volta. È bravissimo. Mm-hmm. Più che altro, se fossero stati 3 nell'arco di 50 ore, dici, è sempre però bellissimo. Hai visto quante ne puoi avere. È vero, però porca troia, tutte di fila, mi stavo rompendo il coglione. State a decidere se farlo o meno. Eh no, perché ho detto, vabbè, vado su tutte perché così mi scelgo... Sì, ho capito. Però solo che minchia. Saranno 20 o 30, saranno, non so mica. Ma te le fa fare tutte? Eh sì. Cioè, io non le ho fatte c'è tutte. C'è delle missioni in mezzo? Tu puoi farle anche volendo tutte di fila? Sì, credo che se continui ad andare da Vladimir a chiedere, lui continua a dartene, sai? Ma poi perché non me ne dà 3-4 botte invece che una che devo poi tornare nella stazione ogni volta? Ma una sola te ne dava, non più di una? Sai che non mi ricordo, perché io ne avevo comunque abbastanza lì di fila e poi dopo una certa ho detto, vabbè, non me ne frega. Anche perché dopo quella dell'ossigeno, basta, non me ne servivano più altre. È vero, l'ho presa anch'io, però mi sa che uso il fuso Roda, diciamo. Sì. Non l'ho ancora testate perché sono ancora lì a prenderle, vado da Vladimir ogni 2 secondi. Ma infatti. E quindi, boh. Io ringrazio Corvo Bianco per i 14 mesi, il Brigante per i 24, Sabrina per i 6, Apo per i 17, Rinnovate per il treno. E ti dico una roba figa invece, che mi sono dimenticato di dirti oggi pomeriggio. Ho visto un video su Starfield che... A parità di oggetti che tu hai in tasca, ok? Cioè, quindi il tuo peso rimane quello. Se vai in un pianeta con più gravità, la stamina va giù più velocemente. Quello l'avevo visto. L'ho notato e anche ce n'è uno che va via molto più lentamente la stamina. Cioè, io posso corrermi tutto il pianeta senza esatto, che quasi finisca. Perché c'è poca gravità e quindi pesa meno. Guarda che è un bel dettaglio. L'ho visto, è un bel dettaglio, sì. Sì. È molto bello, è grazie. Molto Bino. Figo. Ti consiglio di farla la missione della UC perché qua, volevo una mettermi cosa... oggi, solo che non riuscivo, ero stato sdraiato certo. Tutto il tempo. Certo. Perché spiega una cosa carina che tu vedi per un po' in Starfield, okay. E tu dici, tu non la conti neanche. E poi lì ti spiega che cos'è ed è incredibile, quindi sono... Cioè, mi è piaciuta molto, poi in più è molto più tipo quella dei Ranger di Frontier, è stata molto più piatta rispetto a questa, okay. Carina ma piatta, invece questa è stata proprio bella, proprio una bella missione, sarà durata 3-4 ore in totale, forse anche di più. E io ho fatto un sacco di roba molto strana, alla fine l'ho finito su 40 ore, intorno alle 40, sì, 40-41 ore se non sbaglio, e ho fatto robe molto strane, molto diverse tra di loro. Però anche nella trama principale ho trovato veramente della bellezza. L'unico peccato è proprio la parte finale che ormai nessun gioco mi sta facendo godere nella sua parte finale. Cioè la missione sì. Finale sembra sempre un po' raffazzonata, un po' rasciata. Boh, non so. A proposito, ti dico questo senza fare spoiler. Sì. Tu l'hai trovata la nonna? Sì. Ok. Che pensavo fosse la mia oggi. E invece non era la mia. Che si chiama così, si chiama la nonna, sì.
l'ho anche derubata. No, tutto sono quello che aveva. Sono molto tutto buono, uno. Sono. Vabbè, ma tanto non veniva fuori scritto ruba, quindi se non esce ruba io sì, prendo. È perché in teoria lei te l'ha detto, ti ha detto prendi quello che vuoi. C'aveva tipo 900.000 crediti. Ho rubato la pensione. Madonna. Non mi sono fidanzato con Sara. Credo che il gioco purtroppo... Cioè, poi mi sono dedicato alla fine a fare solo la trama principale per finirvelo in live, anche perché non ce la facevo più. Cioè, le live di Starfield sono diventate un incubo. È stato veramente problematico, perché la gente entrava per tirare merda al gioco. Ah, giusto. E io, che sono stupido, cercavo di spiegargli perché il gioco non è una merda, come dicevano loro. E mamma mia... Cioè, è che è stato uno dei giochi più pesanti da giocare in live. Sono quelle battaglie perse, purtroppo, sì. Quindi non si può fare nulla. È che scrivono proprio delle cattiverie gratis. Cioè, non c'era motivo per cui farlo. Lo so. Che poi mi hanno detto, ma sei stato tu a invitare la gente a guardare il gioco prima di giudicarlo. Sì, ma non lo guardavano, cioè lo giudicavano. Boh. Partivano in quinta. Mamma mia. Ma senza giocarlo, si vedeva tantissimo che non l'avevano giocato. Più pesante Starfield o Hollow Knight? No, Starfield. Su Hollow Knight sapevo benissimo di essere io ad essere contro. Poi continuo a non capire perché Hollow Knight sia così bello rispetto ad altri... Come si chiamano? Metroid. Metroidvania, esatto. Continuo a non capire e non concepirla questa cosa, perché ha dei difetti super evidenti. Però al di là di questo, sapevo benissimo che mi sarei andato a infilare in un mare del pianto proprio. Gli ignoranti sono ovunque, ma che stessero zitti. È quello il problema. Ah, guarda, che ci chiamano. Arrivo. Pronto? Pronto! Bucio di culo! Quanto sei alto nel mio cuore, gatto! Beh, più di te sicuro. Sono il più alto qui dentro, tra l'altro. No, io pure a te sento alto. Matt, buonasera, mi scuso per l'assenza di questi mesi. L'università pesa una benedizione per la... Parlami, Fra. Una benedizione per questa sessione, tantissimi auguri. Perché secondo me abbiamo giocato recentemente. Ah sì? Ah sì? È perché da quando ho cambiato casa io noto perché se no non sento niente poi. No, abbassate direttamente gli audio in game, cioè da Discord, un sistema a posto. Secondo? Io in realtà sento bene, semplicemente sento che c'ha la ventolina. Tutti e due avete la ventolina. Sì, sento un po' di fruscio, è vero? Eccomi, allora, tutti bene, stiamo? Avete entrambi la ventolina, tu e Francesco? Siete freschi? Ma Discord... Fa un caldo. Ma perché la sentite? Sì, sente un pochino. Come è possibile? Ma tanto poi iniziamo il gioco, non si sentirà. Ma si sentiva anche ieri in live da te, Lino. Ma poco si sente. Se tu la senti tanto, vabbè, risolto. Non ho detto che la sento tanto, ho detto che la sento. Chi ha detto che lo sento tanto? Sei tranquillo, stai. E se me lo dici vuol dire che la senti tanto. No, ho detto che la sento. Ma che, non iniziamo, dai che mi viene già... Ancora non abbiamo iniziato. Vi sto settando secondo i volumi. Sì. Eccoci qua. Eccoci qua. Più o meno. Martin, parlatemi grazie tutti uno per mille volta. Per la conversione. Parlo io. Eccomi qua. Sono qui. Vai, parlami. Parlo, che bello. ti parlo. Vai, a posto. Vai, Karim, parlami. Parlo, ti parlo. Cioè, bello, vabbè, Fra è a posto. Sono sempre a posto. Uh-huh. Avete visto il casino che sta succedendo con Unity? Eh sì. Madonna, bella cazzata. No, ma tu lo sai tutto il casino o solamente allora, d'inizio? Allora, io da come ho capito, vabbè, il tizio ha venduto l'azienda, giusto? No. Ok, allora perché ti stavo sentendo? Vai, spiegami tu. Allora, cos'è successo? Unity da oggi ha rilasciato la notizia che qualunque sviluppatore utilizzi Unity per il suo gioco dovrà pagargli una tassazione su ogni download del gioco. Esatto, sì. Okay. Unity il programma, sì, Unity il programma. Okay. Anche per i giochi free to play, mio Dio, ho aperto il menu del gioco e santo cielo, va bene. È quello il grande problema, anche per i giochi free to play. Anche per i giochi free to play. Però non è finita qui la questione. Non è finita qui la questione, perché a quanto pare... cos'è? Ieri, poco prima, ieri, prima dell'annuncio di questo aumento delle tasse, quattro capocchia di Unity hanno venduto azioni.
sì, hanno venduto le loro azioni. Ed è illegalissimo. Sarebbe stato il disastro. Ma è illegalissimo insider trading questo. Certo, sì. Dio mio. Grazie a te per i 69. Tutti i giochi di Itch che esistono con Unity e anche non di Itch che non potranno più esistere. No, ma è proprio una scelta folle. Io non so come mai. Anche i programmatori che stanno programmando, io l'ho scoperto grazie a... Cioè, sono nel Discord di un programmatore che sta per far uscire un gioco, no? Fatto in Unity. Il problema è che parte da gennaio, se non sbaglio, sta tassa dei 20 centesimi. Ma ti conviene più far uscire il gioco con Unity oppure ti conviene cambiare motore? E quello è il fatto. Da qua a gennaio, ostia. Tanto come fanno a tracciare questa cosa? Loro hanno messo la tassa per ogni gioco scaricato. Le demo, con è vero. Come cazzo fanno? No, le demo non credo, però per il gioco... Credo che ci sia comunque un counter da qualche parte. E di cosa? Cioè, l'engine. Se il gioco io l'ho caricato su Steam. No? Steam ce l'ha, Sì, ce l'ha il counter di Steam, ma gli sviluppatori di Unity non lo sanno. Cioè, no, gli sviluppatori, Unity non sa quante copie. Unity non lo sa, però tu quando scarichi l'engine e decidi di usarlo, firmerai un contratto dove è su scritto... sono costretto a fare questo. Poi magari non controllano tutti, ma se controllano ti inculano. Credo ci sia qualche pagina che ti mostra il download dei giochi, cioè senza essere partner di qualcosa. Esatto, però dovrebbero controllare tutti. Però ma non è come come potrebbero mai fare? Cioè no, sarebbe come se l'agenzia delle entrate ci facesse pagare le tasse in base a quei siti che ti calcolano le visual, capito? Esattamente. Loro hanno accesso a un determinato... Ma io spero proprio di no, cazzo, perché se no se no diventa... Non lo so, i free to play diventeranno giochi che costano 20 centesimi. No, penso che Unity muore. No, ma noi... Per i giochi che usciranno... A noi non tolgono soldi, li tolgono agli sviluppatori. Cioè, è come, una tassa come Twitch con noi. È bellissimo. È una tassa che gli sviluppatori devono pagare ogni volta che il loro gioco fatto con Unity viene scaricato. Però sopra le $200,000 all'anno, c'è scritto. Sì, c'è scritto quando salgono a $200,000 all'anno in 12 mesi, allora da lì parte la tassa. Ma allora perché altrimenti... può essere il free to play, scusami, ma l'hanno riportato malissimo la notizia. Infatti allora è tutta altra storia, cioè ci sta pure, ok, in un certo senso. Beh, proprio come Twitch allora. Infatti si è da lì. Si è lamentato lo sviluppatore di Garry's Mod. Chi Valve? Garry's Mod è Valve. Non è di Valve Garry's Mod? L'ha fatto Scusa, pensavo fosse ragione. Non lo so, sì, è Newman. Sì. No, comunque si era lamentato lui perché giustamente. Però scusa, quali giochi Però non 200.000 copie, $200,000. Quindi i giochi che costano di più e che vendono tanto, tipo The Forest, per dire, È fatto rischierebbe di... Forest, no? Qua c'è scritto, io ho tirato fuori un sito su The Guardian e The Guardian dice $200,000 in revenue. Dello stesso gioco, quindi. È vero. Aspetta, okay. Sia 200.000 installs e sia 200.000 revenue. Vedi? Quindi... Perché 200.000 revenue, perché metti caso che 200.000 giochi installati a 50 centesimi fanno $100,000, quindi devono essere entrambi, ok? Ah, ok. Vabbè, allora, così con un numerone così grande ci può ancora stare. No, non so, a me sta comunque mi tira comunque il culo il fatto che abbiano fatto questa cosa. È ben diverso come prima, cioè che si pensava addirittura al free to play perché era la morte. No, certo. Sarebbe morto dopo due giorni di Unity. Però devi pregare che di non... veramente come le tasse, devi pregare di non avere successo. Sì, esatto. Che culo. Sì. Ci devo vendere, ma non così tanto. La domanda grande è questa, mo, che vabbè, si dovrà effettivamente vedere. È retroattivo o no la cosa? No, mica se è retroattivo. Che cazzo nel culo gli arriva? Di Garry's Mod non penso si debba preoccupare. No, però lo stesso, insomma. No, quello di Garry's Mod ha solo commentato il fatto che sia una follia. No, lo è. Ma sì, ma più che altro è una cazzata che così da un certo punto in poi inizia, cioè ti cambiano il guadagno della cosa. Cioè, proprio per me è la follia questa cosa qui. Cioè, se io compro una cosa, una licenza di una roba, non è che tu... No, come retroattivo, ma comincia a contare da gennaio? No. Siete sicuri? No, retroattivo, no. Non vuol dire retroattivo quello. Vuol dire che semplicemente... Esatto.
dai allora, giochi nuovi. Esatto, se tu hai già superato le 200.000 e 200.000 copie, sicuramente da gennaio mesi. Paghi perché le hai già superate. Quindi dalle prossime che ti scaricano te lo danno, ma retroattivo vuol dire che tu paghi per quelle che già hai fatto. No, non paghi per quelle che hai già fatto. No, perché sarebbe... Esatto. Poi come fai a recuperarti tutti? Cioè, nel senso che sei già pubblicato il gioco e hai superato, Survivors... continui a pagare. Vampire Survivors è fatto con Unity? Perché sennò non è finita. Non ho la minima idea. Di sì. Di sì. Beh, allora, la maggior parte dei giochi che... C'ero, finalmente posso seguire un evento del genere in live, non solo da YouTube. Ah, credi che torneranno su Backlog? Non lo so. Real pure sta andando bene. Grazie mille. Però la maggior parte sono Unity. Vabbè, comunque, assurdo. Follia. Follia. Mamma mia. Bruttissima, bruttissima. Però vabbè, che ci volete fare? No, messa proprio sul cazzo quando cambiano così le carte in tavola senza... Tutta colpa di Twitch, vedi? Ha dato l'idea. Che ha fatto la stessa cosa proprio. Fatemi girare i coglioni. Sì. O sto sì. Io? Vai, patato. Gioco ospite. I sono tutti strani, ma va bene. C'è il menu, è dentro un computer. C'era un alieno, c'era. Ho sbagliato. Io, sto io ragazzi, sto ostando, però mi ha detto un cazzo il gioco. Cioè, mi ha aperto un menu e mi ha riportato nello stesso posto, quindi non... Suonare da solo? No, suonare in compagnia. Gioca uscita dal server, no. Allora niente. Cerca gioco, aspetta. Cerca gioco, cerchiamo un gioco. Eccolo qua, Antonello. Trovato, ci sei solo tu, cazzo. Perfetto. Vogliamo commentare un secondo l'immagine di questo alieno? Non mi è fa neanche un po' così paura, male, eh? Cioè, non è bello. Allora. Poi in game non sarà mai così, questo sfondo. Eccoti, gatto. Ma me lo auguro non sia così. Ah, ma ci sono le ma è proprio un Phasmo-like. Oh, non siamo tutti uguali. No, io non ho messo prova. Ecco qua. Ah, come si cambia il... Sì, però una cosa devi cliccare su te stesso. Allora, è effettivamente un Phasmo-like, ma a quanto pare è anche un po' didattico il gioco. Ovvero, cosa vuol dire che è didattico? Mi segna l'alfabeto? No, vabbè, che sì, ti insegnano delle cose sull'alieni, tipo filmati e quant'altro. Bisogna vedere quanto lo è vero. Ciao Dani, bentornato. Guarda l'effetto della luce sul soffitto, che qualità. Mamma mia. È l'acqua. Sì. Sì, vabbè, un classico successo. Però con gli alieni, attenzione. Gioco. Ci siamo tutti? Ma hai visto lo sviluppatore che altro ha fatto oltre questo? Ma perché sembra lui? No? Ha fatto un gioco su Mici e un gioco su Mice, però Mice in senso ironico, e poi questo. Ok. No, non ho capito. Giochi porno. Gattine? Battone Simulator. Bellissimo. No, così si chiama. Si chiama Battone Simulator? No, Battone, però. Giochiamo quello, subito. Ma aspetta, è quello che ho in lista... Ho fatto partire, io sì. Quello che ah, in no, lista perché mi si è bloccato il personaggio. Siamo sul Tapirulan. Ok. Un secondo. A Prostitute Simulator ce l'ho in libreria, è vero. Vizza. È quello... ci ho fatto un video dei sub di Prostitute Simulator. Ma come Simulator? Prostitute Simulator? Ma ci voglio giocare. È uscito subito. Anche il 2! Devo... aspetta, devo aggiungerlo. Oh mio Dio. Tra ma come fa il comando? Scusa, per il controllo. Voglio solo dirvi come che questo gioco hanno aggiunto l'italiano da poco. Si vedeva dalla traduzione. Okay. Cos'è sto suono di acqua che sento? Credo sia la radio. Scusa. Non lo so. Madonna, ma è un camion che passa in autostrada. No, che... Cazzi? Non parlare nel mai culo. Nel culo. C'è scritto qualcosa? Stai allora, fermo un attimo con la cosa che leggo qua. Allora, taking instruction. Però c'ho la mano che mi copre la istruzione qua, non riesco a leggere. Big grab the button. Ragazzi, non premete tab, o se lo fate mettetevi gli occhiali. Non lo fate. Porca miseria, io l'ho fatto perché volevo vedere. È il quaderno di un bambino di 7 anni. Allora, andiamo avanti e vediamo cosa... A proposito, cosa ci dice Lino, il cervello. Ho apprezzato moltissimo il tuo post per la 12 ore. La cartolina. Sì, quella per i bambini, no? Che ti invita la mia famiglia. Mi è piaciuto veramente tanto. Il compleanno, sì. Ho sentito una mucca. C'è qualcuno che ansima. C'è una mucca, però. Ma che tra l'altro la fai pure tu, gatto, la 12 ore? Il giorno dopo. Ragazzi, no, il giorno prima, scusa. Ah no, niente, sto scherzando. Sei ma che cazzo sta mucca? Che casino. Scusatemi. Pensavo si fosse trovato uno. Come hai fatto bellissimo a fargli fare mu? No, da sola la fa. Ah, ma anche perché lo faceva... Forse gli fai una hai foto fatto una foto alla mucca? Ma se corri fai rock and roll, guarda. Sei un concerto. Occhio alla luce che flickerà. Attenzione. Non hai pagato la bolletta, carino? Madonna, mi dà veramente fastidio agli occhi, tutto.
è tutto è molto vero, forte. Oh, ragazzi, sento un suono. Ma quando sento gli alieni? Ah sì? Sento gli alieni, sì. Voglio solo dirvi una cosa, che siamo la... in gastra di Kibati. Ma non salta! Eti! No, ragazzi, siete caduti in braccio! No, non dovevi prendere cadere qua, non sa... No, non saltare! Che cosa gli devo fare? Esci di qui! Avete sento vinto? Dei suoni disumani, sento! Siete ragazzi, morti? Possiamo evitare di utilizzare la luce viola? Vi prego e vi scongiuro, vi voglio bene tutti, amici, in e amicizia. Come facciamo? Ma siamo tutti uguali, gatto, vieni, poi adesso. Gatto, vieni qua. Eccomi qua. Ecco. Vieni giù. Perfetto. Dovrei saltare. Siamo bloccati, gatto. Ma se sono stronzo, perché mi hai fatto venire qui? Perché Dando, ma eravamo tutti qua. C'è una certa bottiglia. Mi sta boxando l'alieno, non capisco. Se mi sta telefonando. Ma viene, fa le foto! Dico, ma come si fanno le foto? C'è la macchina fotografica, non fa niente. Allora, fermi tutti. No, togliete questo coso, non vedo più niente. Toglietelo. Scusami, volevo far partire una festa. Toglielo, gatto. Non si può. Ok, l'ho fatto. Ok, allora, fermi tutti. Concentriamoci un attimo. Dobbiamo capire. Dobbiamo capire come si sale fuori da questa cosa. Non si può. Ma no, si deve. Che cazzo. Sto provando i tasti. Ah, con calma saliamo, vai. Vai. Pensavo di piazzare questo a terra e di camminarci sopra, però non si può. Vedi? No, non salta, ragazzi. Vedi perché non è tangibile. Me l'hai inculato? No? Ma poi posso capire? Quel cazzo di idea è di fare una cosa che non salta, però mi fai un baratro. C'è un cazzo alieno. Ah, non la spiega. C'è una trappola. Sta arrivando il mostro, credo. Potete togliere la criptonite qui? L'ho tolto, non è mio. Ma quando sono? Arriva. Grigio. Ma anche io mi attacco. Eccolo, eccolo, eccolo. Ma che schifo. Ah, è bloccato anche lui. Spider-Man che è caduto nel cemento. Ma l'audio. Ha detto I see you, ha detto. Ok. Non credo. Ha detto Fammi da scaletta, Fra, fammi da scaletta. Vai. Non... Ma come si dice? Non si potrà salti, non c'è. E non, c'è il, non c'è il comando, non ci comando. Sono tra l'altro. Oddio, però avete visto prove che abbiamo visto, cerchi nel grano, rapimento. Quello che si troppa questo. Sì. È vero, infatti, siamo dentro un granaio incastrati, Lino. Fai te. Siamo noi gli alieni. Rapimento, scusate. È vero, allora, ci siamo autorapiti. No, ragazzi, non c'è il tasto per saltare. Non premo tutti i tasti. Ma nel menù ragazzi, c'era, lo sviluppatore e riempiendolo di botte. Ma saltavi? Veramente qua gli devi sputare in un occhio. Come spazio, menù però. Con che tasto? Con lo spazio. Ma c'è lo un modo, forse devo togliere gli oggetti qua. Da non è che devi dobbiamo togliere alcuni oggetti? Ma non credo. Per me si sono dimenticati il pavimento. È molto probabile perché è probabile, sì, che struttura. In questo punto, esatto. Manca il pavimento proprio qua. Ma potremmo mai esserci incastrati? Puoi togliere la radio che sembra una nave che arriva. No, ragazzi, sono bloccato. No, mi... no, chiuso, chiuso. Ah, chiuso, ok. Chiuso. Rifacciamo per l'amore non di non è andata di Dio. Male come prima. Ah, però, guarda, siamo usciti tutti assieme, eh? Apprezzabile. È già un miracolo questa apprezzabile. Cosa. No, io sto solo io, mi sa. Ma perché no, siamo tutti no, qua ecco, e manca ecco, lui adesso? Sì, ma noi ci siamo cambiati no, personaggio. Sono, è vero. Io sono Lino, dove cazzo sei? Entra, entra. Dice Zero Games Found. Comunque sì, anche io ci sono per una 12 ore. Dicevo in chat, c'è la torre. Arrivi o no? Devo chiudere? Non ti vedo il tuo il tuo allora, games. Aspetta, uscita aspetta, dal... aspetta, non uscire, voglio però. Ah, ma non ti vedo proprio online a te. No, perché non lo sono. Che te frega. Ok, non mi posso unire. Perché se dopo tocca. Gioco Prostitute Simulator mi c'è Karim che acchiappa il desktop e vedono tutti. Ci giochi quando sono in live. Ho capito, è il momento in cui registro, scusa. Non farlo. Che fa? Nessuno ti giudica se giochi a Prostitute Simulator. Che è successo? Che poi non è neanche un bel gioco. Mi ha fatto uscire, mi sa. Sì, perché lì non funzionava, lo sto rifacendo. No. Dimmi quando l'hai rifatta. Gioca ciao, online, Antonione. Gioca ospite. Tiè. Ecco qua. Ok, non è domani 12 ore, è il 29. Abbiamo un problema, ora vedo due Antonelli Golfini. Allora, però, io neanche Lino. Uno, gatto. Allora. Io ne vedo due anch'io. Ma provo il secondo. Vabbè, il secondo, vai, vengo pure nel secondo. Ok, vado nella prima. Allora. Aspetta, devo uscire e rientrare. Ma do l'audio di questo gioco che incubo. Dice, non è possibile partecipare alle seconde due. A me nel menu sì, non salta comunque. Ok. Che burden, che mi gioco. Mi sto sentendo male fisicamente. Ma anch'io, ma già da prima, quindi non conto.
Già dall'immagine dell'aldino, ma. Ok, gioco online. A me non salta comunque qua, Francesco. Ok. Ma manco più a me, ma ti giuro che non lo faceva. Ciao, Corvo. È matto, è matto. Ma io non riesco anche più a entrare nella tua partita, non ti trovo più. Eccomi. Okay. Ci sono. Ma perché mi fa cambiare personaggio se poi sono sempre lo stesso? Sono cambiato? Guardatemi. Sì, sei una signorina, okay. Adesso. Come hai fatto a cambiare personaggio? Tab in alto a destra. Tab in alto a destra. Ok. La cosa bella è che ti vieni fuori dal tuo corpo proprio. Eh sì. Vabbè, io sono lei. Giocate al gioco delle prostitute, non dendarmi. Non penso. A sto punto, sì. Non riesco a trovare gatto. Cioè, non... E io bannando. Esce, rientra. Ve lo spiego come funziona il gioco delle prostitute, che è un video dei sub. Prostituisci. Sì, veramente. Tu devi correre da una parte all'altra, fare o il pompino o il sesso, così, con dei minigiochi difficilissimi da fare, perché era un minigioco, perché era tutto a tempo. E devi scappare dalla polizia, perché se ti prende ti... Ah, mi stai vendendo era un gioco over. Incredibile. Sì, però non lo che puoi non far potrei vedere. Neanche fare lontanamente, però. No. Chissà come sarà il 2, più che altro. Vabbè, fatta. Intanto che Francesco arriva, faccio la pipì. Va bene. Scusa, si può streamare su Pornhub? Non lo so. Che è possibile, pure. Puoi caricare il video. No, voglio fare in live. Ho provato già a registrare dei giochi un po' hot per i sub, ma purtroppo non ce la faccio. Non riesci a registrare senza pubblico? No, non è senza il pubblico, perché ce l'ho fatta con alcuni giochi. Dico, giochi sessuanti da solo, mi sento strano e non ce la faccio. E quindi tipo uno l'ho cancellato. Guarda, ti posso dire che è molto peggio quando Gatto mi dice ti va di partecipare e ci siamo io e lui con le tipo hand simulator porno, con io che cerco di mettere le dita ovunque. No, questo è bello. Palla, bibi. L'ho fatta. Ecco, no, ti capisco. Ciao, l'ho fatta la pipì, ecco qua, giochiamo. Bravo, io sono qua. Dai. Ragazzi, siamo pronti, piano però, mi raccomando. Prontissimi. Vuoi cambiare la mappa? No, perché questa è un'altra, sono quelle più facili, quindi non voglio già partire. Tanto finiamo questa, Lino. Non entrate da nessuno. Finiamo, secondo me, è un parolone. Cioè, però non entrate da nessuna parte da soli. Ciao, mi raccomando. Io già sento no, la parola. Anzi, ragazzi, da soli forse è meglio. Qualcuno si è scordato le braccia qua, ragazzi. Ante shutdown. Shutdown, da tre. Ragazzi, di chi sono ste braccia? Oh no, io vedo me stesso lì fermo. Ma però ragazzi, io sono ma qui. Siamo? Ma siamo tutti, io vedo tutti uguali, vedo. Scusa. Siamo tutti uguali. Sì. Chi? Io vedo solo le braccia lì. Non importa, andiamo. Io vedo uno. Siamo 7-8, vai, non ti preoccupare. Comandato. Allora. Andiamo di qua. Ragazzi, piano. Uno va davanti. E chi è davanti? Sono io. Okay. Seguiamo. No, io chiudo la fila. Oddio, che è un lupo? Ho fatto la foto. Che è successo? Si è rotto la bottiglia. C'è del sangue qui a terra. Oh, guarda, i cerchi nel grano. Questi sono cerchi nel grano? Cerchi nel grano. Piccolini, sì, dei cerchietti. Ma che cazzo? Ma quali cerchi del grano? Sono cerchietti nel grano? Ma era il simbolo dei cerchi del grano. Un porco, guarda lì. Porcellino. Antonio. Faccio una foto. E Peppiniello. Ma Peppiniello l'ho perso, Lino. Eccolo, ha cambiato che gioco. Che palle. Ragazzi, se siete epilettrici, chiudetevi in una pentola. Beh, non so se gli dia una mano, però... Fate come Skyrim, in testa, mettetela via. Mettetela in testa, perché vi serve. Io lo sto diventando. Ah, con calma. Guarda che c'è Gesù Cristo qua. Ma io vedo anche una musicassetta e una rivista. Io ho sentito il maiale. Burbank Gossip, si chiama. Questo qui è uno di quegli asciugamanini che ti danno nei ristoranti, quelli di classe, per pulirti la mano. Quello che ti arriva di mano. Le mani, okay. Insomma, anche la faccia, poi dopo ti guardano male. Poi ti pulisci, cioè. Puoi pulire anche basta il culo. Basta che te lo porti in bagno. Io vorrei capire com'è che un... Che te ma che fa? Com'è che... Non lo so che cosa succede. No, ragazzi, oddio, perché vedo la... Cosa succede? Ma che devo fare? Ragazzi, aiuto! Sono circondato da uomini. Ragazzi, mi sta lampeggiando in faccia pure a me, però. Pure a me, la lì. Ma no, non so cosa fare. Mi ha bloccato qui, amici. Adesso cazzi tuoi, cari miei. No, sono negli alieni. Come? Anche insieme a qualcun altro. Che c'è con me? Scusa. Io, ma è un porno? È Prostitute Simulator questo? Ah, guarda, eccolo lì, Francesco. Quello lì è un signore. Prob che ne so, gli faccio la foto. Vabbè. E adesso come ci si salva, Lino? Quanto beccati questo? Come ci si salvi? È questo il problema. Magari balla. Sì, ma ho capito, ma cioè, come funziona questo gioco?
Cioè, le facciamo le foto? Tutorial, non c'è no, un non cazzo. Devi fargli la foto, no. Secondo me. E che serve fare le foto? Secondo me tipo o F1, cioè F1 lo tiene lontano, sì, tipo la sfera verde. L'ho buttata la sfera verde. Deve essere qualcosa che ci fa capire. F2, F3 non vanno. Oh, allora, porca vacca, fai il silenzio. O siete morti, fate i morti. No, non loro, la vacca che signori qua. Letteralmente. Beh, Karim, che mi racconti? Niente, che dobbiamo fare qua? Che paura, dai, Lino, però. Inventati qualcosa. Perché altro ci guardano. Cosa dobbiamo fare noi? Salvateci. Dammi un... Siamo dentro un buco di culo, tutto di carne, tutto fatto di schifo. Allora salvati da solo, scusa. Siamo immobili, circondati da tipo 6-7 alieni e siamo fermi, non possiamo fare niente. Ti stanno sondando il culo? No. Si guardano. No, anche perché posso dire che sembrano tutto tranne che alieni. Beh, alieni. No, vabbè, ma sono dei mostri random. Fanno cagare proprio, se posso dire. Premier per entrare in un'altra. Ma andiamo? Perché appare anche a noi? Scusa. Vai, Francesco, andiamo via. Abbiamo vinto. Allora, a parte gli scherzi, bisognerebbe un secondo capire. Premier, però. Guarda che ci incula sto stronzo, Ma adesso prendo io, lo sappa. No, ma prima. Me l'ha buttato anche a me. Anche a me. Santo cielo, che paura. Ma poi siamo tutti uguali. Ma che è sto matrimonio? Ah, sì. No, chi è rimasto in vita? Io? Non è vero, perché mi ha ucciso in realtà. Però non... Non mi posso muovere ed è tutto silente qua. Quindi abbiamo fallito. E quindi niente. Ma... Chi è vivo? Ma non sono vivo, mi ha preso. Sono fermo, non mi posso muovere. Però non ti ha portato qua. Ah, non ti ha ancora vedo del blu. Attenzione, vedo del blu. Cos'è succede lì? Galieno, prove. Ratta reticuli. No, reticuli. Ma voi vedete roba? Vabbè, io sto vedendo un'esplosione blu. È la Genkidama di Goku, però a terra. Vi giuro su Dio. Stiamo vedendo un po' di persone che ci circondano e basta. Ma io non mi aspettavo niente di diverso da questo che stiamo giocando. Sì, ma questo è il peggiore. Posso chiudere l'indagine e andare a casa? Tiè. Sì, vai, chiudi l'indagine e vai a casa che porta la noia. Era un Pleidian e la sua scelta è stata un grigio. Ah, vedi? Era un Pleidian, però. Ma ragazzi, ma questo gioco non funziona nemmeno. Ha delle recensioni positive, questo gioco. Ma com'è possibile? Un'ora fa ne teneva 4 e basta. Alcune sono positive. Ma su 4 non va. Cambiamo mappa, metti l'altra facile. No, vabbè, vediamo un secondo. Aspetta che mi sta scattando in faccia la roba. Non c'è tutorial, non c'è un cazzo, quindi... È un Phasmolike sbagliato. No, ma questo non è un Phasmolike, questo è un errore. Per fare gli altri ci serve almeno il livello 3, però io non so che livello siamo, quindi... So per dire. Credo meno 2, meno 3 siamo ormai. Dici proprio indietro. Una volta siamo morti perché siamo andati dentro un granaio. Scusami, cioè, Però allora io capisco la villa e tutto, ma la mucca qui che cazzo ci c'entra? Cioè, cosa mi significa la mucca? Well, le mucche, guarda quante ce ne sono. Perché non te puoi permettere le ma tu potrai mai fare un gioco con gli alieni senza le mucche? Il gatto, per forza. No, ho capito, ma la mucca e il maiale così in giardino c'hai. La mucca fa ma infatti io ci farei un pensierino, gatto, da te, Cioè, ti occupa, credo, tutto il tutto giardino. Tutto quanto, la mucca cioè, che non si gira. Ma il telefono! Ma ha vibrato fortissimo qualcosa. Ma mi ha distrutto l'audio, bro. Vabbè, tiriamo dentro. Mi piacerebbe un sacco avere degli animali. Ma io diventerei uno streamer. No, uno streamer che fa quello poi, che dà da mangiare agli animali. Esatto, sì. Allora io seguo. Oddio, non ricordo il nome. Seguivo una ragazza che appunto c'ha sta fattoria. E ogni tanto in live da provare a mangiare tipo all'asinello, alle mue, tutti quegli animali strabello. Sì, bellissimo. Ma anche da seguire. Che stanza è questa? C'ha un termosifone, ma ci sono dei vasi. Ma che paura! No, mi sono cagato in mano per il maiale. Guarda, è un TARDIS. Ma che maiale è? Ma è satanico sto maiale. Comunque, questa casa è la stessa casa di quel gioco di zombie porno che ho giocato per i sabbi. C'è cosa di porno che non hai giocato da... È la stessa casa di molte cose, purtroppo. Che qua c'era che trovavo la pistola. Ah, sta arrivando, attenti. E faceva sesso con gli zombie, tra l'altro, in quel gioco. È tutta una roba strana.
Questo è tipo la stessa mappa di Gallagher qualcosa. Uguale, cioè, sì, allora, ho messo il coso qui, magari non cosa arriva. Cosa hai fatto? Ho messo ma il coso. Ma secondo me non è vero, verde. È per fare una festa quello. Dai, io metto l'altro coso. Non due che esplode tutto. Facciamo foto, non so. Ma chi è che non si sente? No, no, è proprio bene? Quello. Qui c'era un piccolo Buddha, vi ricordate? Sab, era qua. Oh madonna, cosa sento? Ha detto I see you, continuo a dire I see you. Dai, che cosa mi è tornata voglia? Di Hand Simulator Horror. Mamma mia. Cazzo, se non ci voglio mai più giocare con te. Ma che risate. Qualcuno ha sburrato qua, Che risate, dai. Io non ho mai giocato, Lino, se vuoi mi offro. È bellissimo. Fatta. Scudiamo tutto, andiamo. Io ti guardo. Adesso vuoi giocare, ok. È grazie Xello per la sub. C'è anche quello io vi guardo. E io l'ho provato loro con le galline tremende. Mamma mia, che bello. Bei tempi, ma veramente, tanto. Era c'è prima anche... che scoppiassi definitivamente, Lino. Di cervello? Sì. Sì. Ma sono sempre... Io mi sto guardando che sto migliorando, altro che... Sì. In prima ero molto peggio. Eri meglio prima. Ma che? Quando ti ho scoperto. Ma che? Si può togliere sta roba, lo tolgo. No, non toglielo, ci serve. Sì, boh, grazie per i 18 mesi. Non so cosa fa, ma ci serve. Ma che cazzo ne sa? Vabbè, lo rimetto. Tiè. Veramente. Ma si tolga dalla porta. Aspetta, sto aspettando che arriva il mostro, sta per arrivare. Ma c'è una bilancia in salotto qua, perché? Ma quello sta peggiorando per l'età. È lì! Ma ho sentito uno che ha fatto uvu. No, gli alieni ci sono. È lo stesso di prima, ragazzi. La Peppa! Puttana, cos'è stato questo suono? Ragazzi, l'avete sentito? Ditemi di sì, è che non sono pazzo. Allora, io lo metto di nuovo un player inside, metto. Eccolo qua. Chi è morto? Io. Ma non vedo niente. Guarda. Selezionate preso, il hai visto? Il Pleiadan. Yes. Che cazzo hai detto? Selezionate il Pleiadan. Soldi vinti 120, exp vinta 400. Dai. Chi è uscito? Io. Ma solo... ecco, sto cambiando di posto. Abbiamo vinto. Sì. E io sono insieme a delle fragole. Ah, ok, sono uscito anch'io. Ma scusate, ma com'è possibile che avete vinto in due secondi? No, sono bravissimo. Lo stesso di prima era. Sono bravissimo io. Ma però a me non ha dato niente, non mi ha detto nulla. Io sono a livello sperimentale 2, yes. Pure io, anche se sono anche morto. Io, però i vostri dollari sono 120. Io zero. Ma sono morto di fame. Vabbè, dai, rifacciamo. Che raggiungiamo livello 3, poi andiamo alla fattoria dei campi di grano. Farmiamo il livello della villa. No, vi prego. Sì, vabbè. No, c'è scritto quando sta facendo gli altri. Grazie alle scimmie, buonasera, rinnoviamo mentre seguiamo la live. Comunque, grazie gatto, mille. Oggi ho giocato per la seconda volta a My Village Life, yes. Quello con la nonnina che collo. Guarda che è veramente incredibile diventato lo questo devo, gioco. Lo devo riprendere, che adesso stai giocando tu, giustamente, non aspetto un po'. Ha aggiunto un bel po' di cosine. Tanta roba. L'hai trovato il mio logo o non hai guardato? Hai trovato? Il mio logo o non hai guardato? Sì, l'ho fatto vedere, sì. L'ho fatto vedere, sì. Oggi proprio non lo potevo guardare, ero lì. Allora. E io ero invidioso di Lino che ci aveva mai Summer Car lui. Che cos'è? La bambina che ride. Sì. I tempi belli di una volta. Hai il logo dentro My Summer Car tu, Lino? No, chiaro. No, come gioco. Cioè come gioco My Summer Car. Io volevo il mio My Summer Car. Tu My Summer... però arrivi tardi. Altro... Ci avevo messo il cappello io, hai visto? ho visto. L'avevo ricominciato. Beh, con anche la su My Summer Car, ad essere sinceri. Con la mod? Avevo messo un sacco di mod su My Summer Car e la Mortal. Solo giusto che, io, grazie per i 23 tutte mesi. Le mod e tutti i save sul computer di Al. E quindi da un mese fermo che non lo faccio più. Ma, no, ma passateli, scusa. Mi devo passare la roba. Che poi hai messo nella stessa casa adesso. Ma dall'altra parte il computer, dicevi? Ma vaffanculo, va da casa. No, ma pure tu. Della villa, tra l'altro, per me la ricordo la casa. La conosci, una villa enorme. Sì, effettivamente per passare da una stanza all'altra ci stanno un quarto d'ora. In macchina ti trascini per terra con la pancia così. Ci metti forse un quarto d'ora e nemmeno. Ma neanche. Sento spaccare tutta la casa, cosa succede? La puttana! È lo stesso di prima, ragazzi, segnatelo. È sempre un playdown. Ma i filmati e le cose sugli alieni. Sta scritto che c'era sta roba. Giuro, guarda, ve lo faccio vedere. Però hanno la testa rossa effettivamente. Non so se sono i playdown. Chi è qua?
Salve. Allora, raccogli prove possibili, imparate fatti extraterrestri basati su foto, video e testimonianze reali. Vedo. Lo so, non mi sembra anche a me. Perché ti puoi muovere tu lì? Perché sono un fico. Ma io sono fermo. Aspetta, io ti guardo insieme a loro. Ma che sta succedendo? Non capisco niente. È impossibile capire qualcosa. Chi è morto? Io e Lino, credo. Ma okay. Io sono il paint della sedia. Sei solo tu, Karim. Fra... Come? No, c'è un altro qua. Sono io, ma sono morto. Un secondino. Però sei bloccato lì, ok. Sì. Allora vado alla macchina. Buonasera, sono 16 con le dita dei piedi, confermo assolutamente, grazie mille, grazie a lei, su Tier 3, buona caccia, ecco, allora, grazie mille. Allora, posso dire, io... Ragazzi, rinnovate, perché... E, non siamo così distanti dall'obiettivo, siete in 700. E ce li danno a noi. Se rinnovate tutti, arriviamo super in dirittura per fare la 24 ore venerdì prossimo. Sto cercando di andare rinnovate... alla macchina, ma ci vuole quel quarto d'ora, 20 minuti. Non è possibile. No, non c'è la macchina, al cancello devi andare. Ah. Ecco, meglio che viene detto. Ma perdere, devi andare. E premere la E. La E di cancello. Ah, è qua. Ecco. Eccola qua, la vedi, devi premere. I danni, esatto, i chinami danni. Era un interdimensionale Pleiadan. Però mi ha detto 24 ore di niente. Semplicemente passeremo 24 ore insieme perché sto cercando di recuperare tutte le sub. Madonna, che monnezza. Quindi giocheremo diversi giochi. Non c'è un programma per ora. È una truffa. Io sono convinto che quelle recensioni positive sono anche... Io sono ancora qua, Ciao Francesco. Anch'io. Mi sta riprendendo lì, non è possibile. Allora, ha preso me, ma io sono nel menu che sto cercando di tornare alla... Io sono uscito, e volete ridere? Sì. Da livello sperimentale 2 sono livello sperimentale 1, ma non lo so. Benissimo. Perché siamo una squadra, Lino. Ma hai perso un livello. Grazie Luca per i 6 mesi. Non sta tornando nel menu, quindi... Esc, va bene, ho capito, lasciare il gioco. E poi è incredibile come... la lobby sia incredibile rispetto al gioco. Cioè, a livello grafico è carina la lobby. Poi il gioco è fatto di Salve, fango e... so che cosa state pensando. Questo tizio arriva più ed interrompe la stream. Una cosa molto fastidiosa per tutti. Ma non preoccupatevi, sarò molto rapido. Sono solo qui per dirvi di rinnovare il vostro abbonamento. Ecco qua. Lo so, è tedioso. Però grazie agli abbonamenti potete accedere a contenuti esclusivi. Come ad esempio un video dei subalterni. Ma dovevate farlo partire proprio adesso, questo scemo. Le anteprime. Adesso rinnovate. Ma anche un gruppo Telegram solo pieno di bella gente. Tutti adesso. Hai visto che purtroppo dal 1 ottobre le subprime varranno meno. Sì, se viva potreste considerare la conversione al tier 1. Sì. Grazie per l'attenzione. Siete meravigliosi. Proprio strano. Quindi? Sbaglio. Dobbiamo aspettare qualcuno. Sì, ragazzi, ricordiamo il titolo, cioè il prezzo. 12 euro sta merda. Ok. È bellissimo questo menu. Questo sapete che cos'è questo menu? Sono i menu che trovi nei giochi che sono dentro ai giochi di solito, capito? Sì, è vero. Ci siamo tutti? Siamo tre. No, è l'angolino. Io ci sono. È nell'angolino. Ma scusatemi, eccomi. Vai, sono pronto. Vai. Aspetta, vai, magari mi compro qualcosa. Non si può, Karim, perché finché non... Devo salire di livello. Dobbiamo salire di livello. Sì. È sempre lo stesso alieno. Ci sono 46 alieni, ma sembra lo stesso. C'è scritto livello richiesto e noi non ce l'abbiamo. Ci sono il 3. Altri. Poi livello 3, poi livello 6, livello 10, fino al 30. Cioè raddoppiano ogni volta fino al 30. Lascio raddoppio, io lascerei tutto, va. Proviamo a mettere direttamente Pleiadan. Proviamo. Ok, e andiamo via dal camioncino. E poi andiamo via. Bella. Metti play, non c'ho il mouse nel menu però. Però non era quello prima. Pleiadan e metti interdimensionale. Perché interdimensionale? Vai. Dov'è che è? Non ne fa mettere due però. Ah no, ti dice niente. Metti Pleiadan. Pleiadan fatto. Ok. Vai, usciamo. Sì, me ne vado a fangulo. Ecco qua. Ragazzi, sono livello sperimentale 2. Caricami Ando. A meno... Ah, ecco, si è bloccato. Torna a me non fa tornare. Ok, è tornato, torna. Però io sono ancora a livello sperimentale 2, sempre $120. Non so se era giusto, No, no, a me non ti ha detto qualcosa? No, ma è giusto, cazzo. A me dice che è livello sperimentale 1. Non mi, non mi si apre più, non mi chiude più il menu, vabbè. Ma è uscito che era un Regalian. Ah,
ringoglionito. No, un ringhio. Ma l'altra volta che ce n'era uno sbagliato. Ma mi sembrava un ringhialan. Vabbè, è una cacata questo, quello che fai quando c'hai mal di pancia. Okay, allora, allora guardiamolo e poi decidiamo. Io lo dico, siamo in tempo per cambiare gioco comunque. Verissimo. E quale mettiamo? Io non c'ho un. Quasi lo so niente. Che tu non c'è un cazzo. Io scarico quello che volete. Hand Simulator Survival. Ma stai zitto, stai. È survival, mica l'horror. Survival è pure peggio. È terribile survival. Chi è? Ma un Luke. Che dolore! Raga, ma smetti di farmi le foto. Chi è? Scusami, scusami. Ma che serve? Sono diventato cieco. Magari SnowRunner, solo che loro non ci hanno giocato. Bello SnowRunner. Bello, sì. Fai una pennica al volante. Ti fa una È bellissimo. Sì, su quello è bello, però è figo, dai. Beh, effettivamente, dai, una cosa super mi batte il culo. Che si potrebbe fare coppa. Ma colpi. Pensa, beata a te che ti batte il culo. Gattone. Le chiedo cortesemente una benedizione. Che domani tantissimi auguri, Bagongo, e grazie allora, mille. Però, a parte gli scherzi, io spero che prima o poi qualcuno. C'è una mano verde! Ragazzi, c'è una mano verde su una porta. Bellissimo. Dove ti trovi? E cos'è sta luce? Il primo piano. Fortnite. Non qua. Ce l'ho, per fortuna. Spegnete le luci un attimo, qua. Spegnete. E c'è sta cazzata adesso che fa luce. Vai in giro di qua, Mario Kart. Ma non la vedo io, gatto. E per forza hai messo un faro da discoteca. Toglilo tu. Che cazzo. Scusa. Per una volta che c'è qualcosa di diverso, sto gioco del merda. Ok. Qua era. Qua. Bella, bella. Ma infatti un alieno qua mi ha colpito. Ma sta salendo qualcuno o cosa? Forse bisogna evidenziare. Ragazzi, che verde, mi sento un kiwi. Ma quanti suoni fa questo qui? Vabbè, fidatevi, c'era un'impronta. Quindi e allora metto? Metti... È un doppiatore. Metti, ultravioletto. Ultravioletto? Credo di sì. Sì, ultravioletto. Pokémon? Ma allora, scusa, ultravioletto vuol dire che deve uscire con quindi non è questo. Una torcia? Ma che cazzo stai a dire? Ma io pensavo fosse una torcia, stanno? Invece ultravioletto. L'immagine di una torcia, però... Ma no, allora, c'era un'impronta verde fluo sulla finestra. E allora sì, è ultravioletto. Mettiamo un ultravioletto. Ah, ultravioletto. Non è l'alieno, ultravioletto. Ok, e le prove indie questo alieno è... È stronzo. Ce ne da 4-5, vediamo se ne troviamo... Adesso non la sappiamo ancora, aspetta. Ok. Troviamo le prove. Allora, tiro fuori la radio. Io ho una prova che è indiscutibile proprio. Ma me la tengo per me, guarda. Allora c'è il contatore Geiger, che però non capisco... Ah, ok, si sposta il pallino rosso. Si arriva a 2, però. Arriva al 2, al massimo. Ma cos'è sta radio del... Chi ha fatto palo? E no, la radio serve per capire se ci sono le voci. Ma ci sono, le sento senza la radio, io le voci. No, però questo parla solo in radio, perché ti... Dio mio. No, dico, ma qualcuno li dovrà fermare, questi maledetti. Ma poi quale alieno ti chiama la radio? Guarda che secondo me è ancora uno di quelli di prima, eh. No, vediamo. No, è quello di prima, sta venendo. Lo sento, ma non lo vedo, dov'è? Anche io lo sento. E quelle scale, via! No! Sulla scala. Però non c'è il Playdan. Oddio! No. Che in te stesso! Hai un partito grigio! Da chi è? Da Lino? Grazie mille, Jules, per i 79 mesi. Come stai? Tutto bene. Guarda sopra. Ma sopra dove? Ma qui ce l'hai. E non lo so, chi c'è come qua al tavolo io, da poker? Ah, sono io! E guarda sopra, Fra! E perché ha risposto Lino, scusa? E che ne so se ha risposto Lino? E ho risposto io! Sì, tu in bagno! E infatti io pensavo che parlassi con Karim, c'è un po' di gatto vicino! Effettivamente, se ci sono loro là, questo è gatto! Ecco, ci sono le impronte verdi! Le impronte verdi, sì! Sì, ma l'abbiamo già messo ultravioletto! È un impostore! Ma se io mi siedo qua e guardo un po' la televisione... Sarebbe la miglior cosa da fare, guarda. La televisione accesa vale qualcosa, eh? Siamo con Clay 9310, il gatto sul tubo e Karim. Come? Karim. Non sta streamando? Cos'è questo cane che abbaia? Non lo so, vai a controllare. È quello di My Village Life che è arrivato.
Guarda che lo scaldabagno è il contatore del gas qua. Qualcuno ha un F2? No, neanche l'F3 non va. Oh no, mi prende. Eccolo, eccolo, eccolo. Ha preso qualcuno. No, via tutti, via tutti. Stiamo facendo sesso. E niente, mi ha preso. Karim è fuori servizio. Io cosa succede preciso? Io non ne ho idea. Ma cioè, quindi fatemi capire, niente. Se uno muore deve guardare queste fragole, praticamente. Sì. Bello. Se bellissime fragole. Incredibile. Credo sia il gioco peggiore che abbiamo giocato. Assolutamente sì. Peggio ancora di Evil Tag, questo è. Cioè, questo è veramente mundezza. Non sì, sì, sì. No, questo qui è proprio una merda. Io lo rimborso sicuro. Ci mancherebbe, costa 13 euro. Costa. No, ma è proprio una presa in giro. Prima di tutto perché non ti spiega niente. Poi non ha mood né niente. Cioè, entri e c'è già l'alieno. Quindi sì, esatto, cosa... l'alieno che fa. Ma è esploso qualcosa! Cos'è quella roba? Finito però! Un meteorite! Oh, mamma mia, sono passato di là! Sono passato! Porca vacca, mi ha sparato! Ma cos'era questa cosa? Cosa non lo ho so, visto? Ma è un insetto mi è stato addosso. Come che ho fatto una lira, però. Gli faccio una ma foto. Ma è esploso tutto. E come lo metto nelle prove? Bella, io il signore. Cerchi nel grano? Ah, che palle. E non lo so. Mi medio, sicuramente. Provo ad andare al fuoco solo che c'hanno la stamina di un signore anziano molto vecchio. Cos'è sto rosso adesso? Eccolo lui! Muoio, ragazzi. Muori sì. Ma poi che significa che se muori non puoi vedere di che paura è world. Eccoci Lino, ciao. As ciao, for me and my house we will serve tutto the bene. Lord. Che è l'unico gioco horror land. Un horror vero? Sì, ah, sì, sì. No, no, c'è qualcosa da giocare, ma occhio Francesco. Oh, mi ha visto. No, ce l'ha con me, ce l'ha, no. Panino. Prostitute, ragazzi, ho sentito una bambina a ridere. Beata lei. Qualcuno si diverte almeno a giocare a sto gioco. Molto interessante. Dai, era meglio il gioco porno in questa mappa comunque. Super Bunny. Oddio, sarebbe incredibile Super Bunny. Sei Super Bunny. Cerca un secondo, Karim. 14 euro il gioco da 2 minuti più bello della storia. È Super Bunny Man. Via. Sì, 2 minuti di gioco. Cosa 11 euro? Sì, però no, ne vale la pena. Tremendo, è proprio tremendo. Vale, è troppo. Ma è che porcata. Guarda Genki-Dama. Non full flat ma bidimensionale. Ma prima quello là è esploso in dei fulmini. Facendo un sacco di complimenti. Ma cos'è sta roba? Da un sacco. C'era la radiazione qua, la vedi? Penso ne si è spento. Manneggio. Beh, vabbè, loro si divertono almeno, dai, capito? Guarda. Sì, sì, infatti. Beh, almeno voi avete... Non avete degli alieni giganti che vi osservano il chiurlo. Sì, sì, io ho il tabato. Vado a cercare. A me si è chiuso il gioco. Io metto Z Reticulus. Sono sicuro, sì. Sì, si è chiuso veramente, non l'ho chiuso. Sei sicuro? Sei chiuso, sì, c'era l'alba, sono nel... Non me lo fa mettere, non me lo fa mettere uno a caso, non me li fa mettere! Metti qualcosa, Marco! No, no, no. Aiuto! Come li fanno? Ma ho inculato, vabbè, alt F4, mi sono rotto i coglioni, lo fa troppo cagare, non ce la faccio, no, scusatemi. Ma è terribile, ma non è giocabile. Allora, anche cioè, Prostitute Simulator faceva schifo, ma era molto meglio di questo, te lo posso garantire. No, no, ma poi era una cacofonia di suoni, veramente. Ragazzi, era io solo rimborso. Bordello. Sì, sì, certo. Sì. Guarda, aspetta. Che schifezza, che schifezza. Alien Investigator. Sono deluso. Vorrei un rimborso, grazie. Sì, 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 vorrei chiedere un rimborso. Mi compro una bella margherita. Non è divertente. Ma io me la rivoglio su Steam, no, i soldi proprio. Allora, e cosa possiamo fare? Wow. A parte piangere. Non so, quello che volete. Abbiamo un gioco vecchio che posso scaricare al volo? Certo. Qualcosina di... dico. Dite pure a me se ce l'ho. No, qualcosa di veloce. Però, vuoi rimanere sull'horror, vuoi rimanere? Beh, siamo in tema. Sì, dai. Horror o mucche, vedi tu. Allora, ci sarebbe Ghost Volendo... Oh, santo cielo, però Watchers. Di quel tipo... Però è pesante. No, sono pesi questi qua. Qualcosa di piccolo serve. Che se no ci mettiamo pure 20 anni. Se no tocca a giocare a Phasmophobia. Quanto pesa Phasmo? Sto disinstallando. Sai che non ce l'ho?
No, pensa 22 giga. Ant, però non ce l'hanno scaricato, mi sa. No, Ant non ce l'ha nessuno. Sì, a parte che da 3. Vabbè, in quel caso per fare il gioco. Ah, giusto, è vero che non... Ghostwatcher sì è figo, però pesa. Cioè io non ci metto molto a scaricare, per fortuna. Ma fra comunque avrebbe un problemino, non... mi sa. Sì. Quindi serve un gioco di merda piccolino. Demonology, Sky, è vero. Quello pesa poco, volendo, mi sa. Demonologist, ok. Vedete un pochettino se ce l'avete tutto. Ha finito Gatto Demonologist, noi? No, l'abbiamo giocato una volta, ma solo una mappa. Ah, ok. L'abbiamo giocato, sì. Comunque spazio richiesto 15 giga, non è proprio piccolino. No, non è poco. No, quelli in allora... Egitto... Ah, beh, cioè, in realtà c'è da vedere quanto richiede in download, perché la maggior parte è spacchettato. Sì, sarà la media. Ma per me non è un problema da scaricare. Deve provare... dobbiamo vedere come si chiama quel gioco. Devo ancora riscattare la chiave di Holy Purge. Da Karim l'abbiamo giocato. Da coso? O da me o da te? Sì, non so da 3 Holy Purge. Ah, da 3 e niente. Come si chiama? Roblox Horror. Fatta, mamma mia, no, non ce l'ho più. Mi sa Roblox io, Ma pesa un mega, però. Letteralmente un mega. Ci facciamo fatta? Vai, Robloxata? Mi sa che tocca fare quello, cazzo. Senti Dio, però ogni volta... tocca fare Roblox. Dai, cazzo, facciamo scegliere a te il primo, È il miglior tappabuchi del mondo. Sì, però è una merda, cioè non è bello per L'altra volta abbiamo visitato quel museo. Ma va a cagare, No, come? Era bellissimo! Sì, è vero. Abbiamo passato un'ora a non fare niente. È un museo, per forza non fai niente. Va bene, va bene. Cosa di bello, cerchiamo qualcosa di bello. Orrore, solo orrore dobbiamo fare. Allora scrivi horror, ma con un... Che sono trovato uno che si chiama Non farti annusare. C'è Pop Killer. No. Ah, giusto, è vero che c'è Pop Killer in coop. Penso il gatto si ammazza se facciamo... Ma poi in spagnolo, tra l'altro. È vero, in spagnolo. Mostro de caga. Mostro de caga. Short creepy story. Io comunque voglio ricordarvi che sono amico di Giorgio Chiellini, qui in chat. Bravo, lo voglio far vedere. Ecco. Beh, stai anche parlando col campione italiano di Counter Strike. Vabbè, io che posso dire? Niente, forse meglio che mi sto zitto. C'è morso di squalo. Elmira, guarda, orrore. Elmira, che dite? Va bene? Entra e ti seguiamo, gatto. Entra, è la tua live. Sì, va bene. Wow. Che aspetta, devo mettere Roblox. L'unico che non streama. Infatti, stai decidendo. Vabbè, però sono d'accordo. Il gatto ti chiami? Come ti chiami? E chi si ricorda lì? Non sono... L'amico di Chiellini, devi guardare. L'amico fanculo, gatto. Chat, e voglio chattare il gatto con te. Tubo si chiama, mi chiamo. Il gatto tubo, sì. Il gatto tubo. Perché il gatto tubo si chiama? Come abilita fotocamera? No, gatto. Ha consentito l'uso temporaneo dei miei movimenti su Roblox per l'animazione, ma subito, certo. Ragazzi, come faccio a non dirmi ai amici? Clicchi su di lui e bello. Quando hai unito fai, cioè quando è entrato ti unisci. Ah, è vero. Tu sei nostro amico, è vero. Io sono amico della dentro? Chat. Sì. Sono dentro. Ma non so perché mi dici accedi. Ciao, Sergei, buonasera. Ma come mi posso muovere? Come funziona adesso sta cosa che mi acchiappa la faccia? Come fai? Che paura, gatto. Che ne so. Ragazzi, seleziona capitolo 1, no? Gioca con gli altri, selezioniamo. Gioca con gli altri? Capitolo 1. Gioca da solo o gioca con gli altri? No, ma sono già dentro io. È lo pure vedo. Io. Ah, ma è vero, ma pure io. Eccoti qua, il gatto tuo, eccoti qua. Io sono quello con gli occhiali da sole. I tabby, vabbè. La musica, come si leva qua la musica? Di sta... Ah, ma che... Io dal mixer ho passato. Quindi gioco con gli altri, faccio, come si... Capitolo 1. Ma già siamo qua, già siamo. No, dobbiamo entrare nel capitolo 1. Sono entrato, gioca con gli altri, capitolo 1. Capitolo 1, eccomi qua. Eccoci qui, perfetto. Ah, forse dobbiamo entrare qui, vedi. Ma bastava andare, bastava seguire la strada. Non so, vi giuro, se vedo quello che sta facendo impazzisco. Perché? Non mi fa, mi dice accedi. Allora, qua c'è da tre, venite. Intanto che aspettiamo, mi vedete? Sì, vai. Entrate al volo, vai. Sono dentro questo... Nino! Vabbè, tu magari fatti un altro account pure, ogni tanto pure io, se piuttosto che accedere mi faccio altro account. Da quando streama Roblox, da quando gioco con questi scappati di casa? No, da quando hai scelto un gioco terrificante dobbiamo... Non l'ho scelto io, attenzione. Chi l'ha scelto? Ti pare? Scusa, ti sembrava un gioco che avrei scelto io? Mi sono offeso, Sono tutti uguali i giochi che scegliamo noi, gatto. Beh, infatti ho smesso di scegliere. Uguali. Siamo con Francone Figone. Ah, almeno guarda che bello. Oh, eccoti. Ma se mi muovo lì mi... C'è... Lì ci sei? Aspetta, ma che... Fra...
Dove sono tutti? No, dovrei andare a cercarli, non posso essere andato troppo lontano. Ci siete, andiamo? Aspetta, che sì, volevo capire se mi vedi la faccia. Sì, sono io. Ah, sei Francone Ficone? Sì. Ah, posso. Mi dimentico sempre. Vabbè, andiamo. Volevo vedere se c'era il movimento che mi ha chiesto, ma non mi sembra. Allora, no, credo ti abbia solo rubato i dati. Ah, allora, dici, vabbè. Fonzi e Karim, già il fatto è che subito ti dà un obiettivo e dici segui la luce, non ti sperde in un bosco da solo con la torcia. È già anni luce, sì, sì. Il 90% dei giochi horror che escono su Steam. Però andate avanti voi, grazie. Karim è un personaggio da Playmobil. L'audio però, aspetta che devo non abbassare. No, il Roblox è la Playmobil, ragazzi. Che chiave. Volume. Franco Ficone 2. No. Lino, dove sei? Sono davanti. Eh no, se noi siamo indietro. Allora, aspettatemi. No, siamo indietro, sei tu che devi tornare. Ma qual è la parte davanti giusta? Ma premi F. Ma che prima fa? C'ho la torcia. Ok. È quello che dicevo. Usare l'auto. L'avevo accesa già. Ok. Vai, gatto, vai avanti, F di torcia. È la stamina quella barra verde sotto. Sì. Francesco, che, sì, che stai a fare? Fam Sneak? No, sto creando un account, sto creando un puzzle. Grazie, Fresco. Devo indicare gli animali nella stessa posizione della mano dove indica. Sembra un vecchio ospedale, devono essere dentro. Ma chi? Certo, cioè, ma e non lo so, prima ha detto una frase ma non l'abbiamo letta. Entriamo nell'ospedale, dai. Sì. È veramente però era bellissimo questo gioco. È solo che se faccio... Okay. C'è una cinematic! E io dove sono? Ma io vedo dei capelli. Cosa sta succedendo? Come vi chiamate che vi aggiungo? Aspetta, Sampai, Wikipedia dice che 73 è un numero odioso. Quindi penso abbia il diritto di odiarmi. No, grazie mille. Beh, il gatto abbiamo vinto. Dove sta andando la telecamera? Ah no, si stanno spegnendo le luci. Credo, immagino che non si possa tornare indietro. Ma non è vero, abbiamo fatto 10 metri. Perché mancano le luci? Eh sì. Ma non abbiamo camminato così tanto. E non è così tanto buio. Attendi il teleporto. Se non mi spostavi la telecamera. Ok, oh. Ok, dicevi Fra? Sei fatto, vabbè, oh, usciamo e... No, oh, so, sì, l'ho aggiunto. Sono... Fammi entrare 15. C'è una che nota cazzo? Qua. Caro diario, lo scuola bus si è stoppato. Devo inserire password, cosa? Stavo impazzendo. Fatemi entrare 15. Perché le maestre hanno visto due bambine standing out... Allora, però dobbiamo prima uscire, di proseguire dai, di rientrarci dai. Come si fa? Con... Bisogna purtroppo esce e uscire oddio, e poi rientrare. Non è vero, mi sa forse. Vabbè, perché io posso invitare fatto delle persone. Ma se non beh, entrate di nuovo nel mira e poi ci uniamo in una porta tutti e quattro insieme. Ok. Devo entrare nel mira? Sì, è il mira. Aspetta che se mi hai aggiunto tra gli amici ti sì, accetto. Ho fatto la richiesta a voi due. Capitolo 1. È una bugia questo, Frangi. Dona 10 euro, no? Sicuro? Ma come ti chiami? Ti aggiungo io? Ma perché il capitolo 1 sono o da soli o in due, entrare 15. Ah, carino, che beh, se la son pensata. Sì, se la son pensata bene, sì. Ci siete? Sto cercando di aggiungere no, Francesco. No, quel gioco era una merda proprio, lascia perdere. Fatto. Ah, credo che questo... Dove siete? Non vedo nessuno. Aspetta. Sono qua davanti al... Secondo, sto entrando. Ma non ti vedo però in lista, Karim. Neanch'io. Forse aspetta, provo a giocare. Socted 4. Scrivendo in russo questo. Allora, Francone Ficone è qui. Eccomi qua. Oddio, io no. Okay, ah, no, aspetta, esci. Gatto, esci e entra da, direttamente da me. E non dal, nel gioco. Come si entrava da un amico? Clicchi sull'amico. Vabbè, in caso posso anche invitare chi non ci sta. Clicca sull'amico, allora. Okay, io tolgo ecco qua perché Giorgio Chiellini non me lo dà online nonostante io sia suo amico. Tu rimani certo, come continua a parlare. Sì, sì, cioè, eccoti pure qua, Fra. È gatto anche c'è qui. Sì, arrivo. Siamo tutti. Uniciti, grazie mille. Che si... Sembra flexare. È l'unico motivo per cui ho ottenuto sto gioco di merda. Ma no, ma guarda che i come tappa buchi sì, è il gioco più bello del mondo questo, se basta, trovi il server basta giusto. Basta scegliere ovviamente i giochi giusti dall'inizio, vedi. Ho capito, io non l'ho scelto io. Se no, non avrei mai scelto il gioco così brutto. È vero, è stato proprio il peggiore in assoluto. In realtà, ma lì è che fine, andiamo qua, il ragazzi. Fasmo con gli alieni è anche... Qua a sinistra? Vai, 3, 2, 1, sinistra veloce! Ma vai, siamo già tutti dentro. L'idea è pure figa, il problema è che è stato realizzato. Ma non è partito però. Perché aspetta, dovrebbe essere un countdown. 5, 4, state fermi dentro. Io non lo vedo. 2. Voilà. Eccoci. Cioè, non è che ti puoi giocare tutti i giochi prima. Capito, no, dovresti... capito, però guardando due immagini io mi fido e adesso no, non mi fido più. Guardando le immagini fa tutti cagare.
Ma cioè, ogni volta che prendi un gioco non ti puoi fidare dall'immagine. Però appunto, o fai così o non giochi niente più, oppure vedi semplicemente che aspetti che qualcun altro con più coraggio li giochi, e poi se esce The Sith domani. Da chi? Vabbè, The Sims di cosa? The Sith, non The Sims, The Sith. Ah, The Sith 2. Ok, ok. Yes. Dove sono? Dove tutti? Sono, oh, devo andare a cercarli, non possono essere andati lontano. Quindi abbiamo perso qualcuno. Easy. Che poi Chiellini era in America anche quando abbiamo fatto la live di Lavazza, vero? No, no, sì, era una curiosità, perché in realtà lui si è connesso in ritardo quella volta lì e saremmo stati simili a tipo 10 minuti, mezz'ora. Esce Mortal Kombat 1, yes. Domani esce Mortal Kombat 1? Come domani esce Mortal Kombat 1? E tu hai detto domani esce The Sith? No, detto esce Mortal Kombat 1. Domani esce The Sith, Mortal Kombat 1 non lo so. Però ha detto esce anche Mortal Kombat 1. L'ha scritto uno in chat. Comunque. Non dovrebbe so essere se... quanto? 2021? Una roba del genere? Settembre, se non sbaglio. Il 19 esce Pinocchio. No, scusami, non dopo... esce lo stesso grazie giorno Thermos di Mortal per Kombat, il ride. Sai che forse c'hai ragione. Entrambi il 19. Mi sembra, che era quella la data. Perché stavo guardando le date e avevo notato una cosa del genere. Ok. Quello ce lo buppiamo, chat. Chi se ne cura di cosplay al lancio di Mortal Life Kombat? Beh, oddio, se esce domani Mortal Kombat 1. Ok, cazzo, lo devo comprare allora. Ci voglio giocare. No, 18 Lies of P, 19 Mortal, 14 no, settembre. No, però. Cosa stavo dicendo? Aspetta, se compri la collector, ci giochi domani. Che rottura di coglioni, queste cose. Allora, io ho provato la closed beta di Mortal Kombat. E sembra effettivamente fico. Eh sì. Dobbiamo aprire la porta velocemente. Senza dice. Offesa, mi fai salutare da Gary per i 68 Raffa, mesi. Mandato 7 giorni. Non è vero, così si fa. Ciao, Raf. Ci sono delle immagini terrificanti. Scherzo, è modder. Trova la chiave. Ragazzi, ho trovato una torcia, però vuole dei fondi per farmela usare. Che non ho. Vabbè. Come? Abbiamo un Patreon per la torcia. Vuole il 79. No, ma veramente vuole i soldi veri per la torcia? Ma questo è scemo. Ma a me sta funzionando se premo F, scusa. No, è la torcia migliore, c'è scritto. Vabbè, me ne vado veramente. No, a parte, è una cosa incredibile questa. Cioè, c'è un mondo in questo gioco. No, anche a me l'ha fatto. Ah, io non, io ne ho solo 79. Ne ho. Io no. No, te ne no aspetta, 79, ne chiedi 79. Ma il muro. Ah, però io ne ho 0 perché dici i rimanenti 321 verranno accreditati al tuo account. Ho trovato la chiave. Ho trovato la chiave. Posso aprire la porta? No. Ho trovato la chiave. Vado ad aprire la porta. Venite con me. Dai, ragazzi, pure io ho trovato una chiave. Andiamo. Vai, prendi. Tutti in mano ce l'abbiamo. Guarda. Io non ce l'ho, vi seguo. Però sì, il mio gioco per ora resta come si chiama? La sedia a rotelle. Sedia a rotelle, capito. Il killer cacon. Vai. Dov'è il gatto? Sono qua. Ok. Posizione al plank. Deficiente. Il mostro. Non abbiamo il deficiente. Plank. Ragazzi, no, il plank. Troviamo il plank, troviamo cretino. È finita la musica, è finita. Trovate il plank. La musica per gli anziani. Non è che c'è un album di un CD degli anni 2000 qua. Quello col bambino demoniaco? Sono sei però, sono i Gorillaz. Sì. Sì, allora, ve lo dico, se morite, un mostro vi darà un bacio. Potrebbe anche essere un'ottima soluzione alla solitudine. Allora, beh, ho trovato i plank. Mi dà solo un bacio, mi dà ma di più. Un problema. Prendete secondo i plank me... qua. Se qua. Ma ne basterà uno. Ti darà di più. Sì, anche secondo me ne basta uno. Me ce ma... questo più. Potrebbe essere utile. Potrebbe come non potrebbe. Ma tu sei pazzo! I Gorillaz! Mi hanno dato un bacio qua. Che paura della merda. Joseph, 45 come le pubblicità che mi sta facendo guardare. Grazie mille. Seguite il fondo. Grazie a Corbus per i 21 mesi, a Nioberto per i 61 passate e voi. Ad Alex per i 61. Ma vi siete messi d'accordo? Posate sti banchi in mano, che state facendo? No, come hai fatto? Scusami. Sono ne dobbiamo portare tutti. Rinnovate tutti, uno. Ragazzuoli. No, ma poi sono il mostro. Ragazzi, una bambina, ma vabbè, è andata. Era il demo! No, ragazzi, c'è il mostro! Che è? No, dove lo metto il plank? No, era solo un jumpscare, stai tranquillo. Ah, ok, pensavo mi volessi inseguire. Ma no, questa è un'avventura di quelle belle, non che ti insegue il mostro pisello. Quelle belle, insomma, però... Beh, rispetto a prima, siamo qua, è un capolavoro. No, vabbè. È vero anche questo, mi tocca darti ragione.
No, aiuto! È stata ciucciata via. Sono caduto anch'io! Ma io, no, io non sono caduto, ma ero sulla scala. Ma porca puttana! Magari mi hai parlato, guarda qua. Ma chi è che mi spegne la luce? Mi fa degli scherzi, mettete le mani nelle mutande. Ma perché è la luce nelle mutande? Ma certo. Ah, io pensavo che eri... Ah, no, è una cinematic? Non lo so, sono caduto, però stavo camminando e non c'era un buco dove stavo camminando. Non vorrei che siamo morti troppe volte, quindi c'è cinematic di morte. Dovevo ricominciare da capo? Morte, scusa, tre. No, magari è la mappa dopo, magari. L'atto 3, magari, infatti. È il Mira 3, ecco qua. Ah, quindi siamo caduti da sopra, vedi? È grandi emozioni finora, c'è una torcia, è un'avventura lineare, guarda. Per io sì, pagherei per questi giochi qua. Solo non fossero in Roblox, ma in realtà guarda, non è nemmeno terribile. Il problema è se giochi multiplayer in Roblox. No, il problema sono i personaggi. Esatto. Sono terribili i personaggi di Roblox. Siamo della Lego. Eh sì, da Playmobil. Però c'è da dire un'altra cosa. Almeno sono diversi tra di loro, non come quei giochi di merda tipo prima. Ma adesso non è vero, cioè, io vedo persone identiche qua. Ah, manca. Perché non vi siete vestiti, esatto. Ma io vedo due vestiti uguali. Dice che mancano delle foto, dobbiamo cercare. Porca puttana, Eva, maledetta. Le viste? No, ho visto un infarto. Qua c'è una foto di Totò, eccola qua, la vado a mettere. Ok. Ma che foto di Totò? È una povera signora. Ma insomma. C'è scritto Mallory. Mallory. Malore. Se senti da male, ciao Danny. Perché stai qui con questa foto? Qua c'è l'altra foto. Perché l'ho raccolta, quindi mi attacco. Ne manca una, gatto, ho trovato la seconda. Ecco qua. Dai. Malore. Sembra la canzone dei Toto. Non dal nome. Malore. Eccola qua, non ha nota questa. Il portale è l'unica via d'uscita. Un po' generico questo portale. No. Se metto quella di prima, secondo voi rombo tutto? Che belle queste foto che stiamo mettendo sul muro. In realtà sono completamente diverse. Sono. No, non c'è niente qui dietro. E che devo fare con questi sottobicchieri? Sono veramente dei sottobicchieri, sì. Oh no, ho preso quella di Mallory, ho sbagliato. Vabbè, collezionale tutte. Ne ho raccolta una, aspetta. Hai trovata? Io sto cercando, ma non dovevo. Tutti alla porta, tutti alla porta. Ragazzi, era il tavolo ribaltato, quindi era attaccata, non si vedeva. Ma vabbè. Ma siamo noi questi, eh? Sì, sì. Un obitorio, sembra che qualcosa sia stato Qualcuno vada nel buco. C'è qualcuno che ha avuto la diarrea grave qua. Non ho problemi ad entrare nei books. C'è un po' d'acqua. Books mia lux. E lo sapevo io che andava a finire così. Ragazzi, io sto... Cosa ride? Cosa ride la signora? Da un tombino ride. Ha riso per la battuta sul fascismo? È nostalgica lei. Chissà quando è morta. Quanto in là dobbiamo andare? Non finisce più? No, ecco qua, ecco, vieni più avanti, vieni più avanti. C'è un ingresso. Okay. Un portale, sembra la mia unica via d'uscita da qui. Ragazzi. Quello diceva anche il colibri di questa scritta help. Ottieni aiuto, help. Ah, labirinto GPS, bisogna pagare. Va ma bene. Senti, No, perché c'è un labirinto adesso. No, è come quando compri la macchina. Ma io ho aperto, capovolgi la leva. Tutte le leve, dice. Capovolgi tutte le leve del labirinto. Dividiamoci. Ma quante sono? Ah, sono quattro. Ma dividiamoci. Allora, una è qua. Io già avevo perso. Una l'ho trovata. Una è andata. Un'altra è a posto, dai. Due, vai. Camminate contro un muro, camminate. L'ultima volta che abbiamo giocato qualcosa con un labirinto sono quasi impazzito e voi avete sbloccato, quindi io vi seguo. Mamma mia. Torno indietro perché non è lì perché sei matto tu, eh? No, non ho assolutamente orientamento io. Quello, no, ma quello degli egizi stai dicendo. Madonna, mi ricordo quando giocavamo a Barony. Madonna. Barony... Mi ha preso, ragazzi. C'è il vostro pisello. C'è perché c'è il vostro pisello, mi ha preso, sì. Oh no, anche a me forse prende. Non se ne va più. Mi sta facendo venire veramente un attacco epilettico adesso. Oh no! Ma... Io vado in giro. Seguite una parete e seguitela all'infinito finché tu cosa devo fare io? Io sono fermo, non mi porta da nessuna parte. Eccoti. Che dolore. Ma di che eccoti? Ah, non sei tu. Chi è Gis? Ah, sono io. E io?
Ma io ancora la foto di Mallory in mano. È una signora, non può essere un io ho la ragazzina che mi prende a testate con la polizia. Ah no, dovrebbe portarti qua. Oh andiamo. No, siamo dentro il portale adesso. Non dobbiamo aver paura. Ah no, è qui, è qui, sta è qui. Qua. Ma gatto non si sblocca. Vabbè, se esco posso ritornare poi? No, perché ritorni nella lobby. Ma che problemi hai, fammi capire? E c'è una bambina che mi dà testate all'infinito. Ah, cazzo, sei fritta. Ah, vabbè, aspetta, proviamo a tirare l'ultima, le ultime due leve. Ah, no, il fantasma è qui. Come si... Oddio, questo è grave. Si è bloccato anche a me. Si è bloccato anche a me. Lei che sta tirando delle piccole testate. Avete provate a con un rave. Qualcosa? Ah, no, mi si è sbloccato. Mi si è sbloccato. Allora, cliccare, che ho cliccato. Avete fatto qualcosa? Hai fatto qualcosa? No, non ho fatto niente. Ha rifatto il jumpscare e poi... No, no, a me non fa niente. Vabbè, proviamo altro allora. Resettare il personaggio è una cosa che si può fare. Usciamo allora, dai. A zero personaggio, aspetta. Aspetta. Oh no, sono uscito. Non è cambiato niente comunque. Vabbè, ah no, si mi aveva risolto invece. No, è del no, gatto. No. Gatto. No. Vabbè. Che prank sì, che fa. Vabbè, dai, proviamo altri. Peccato, okay. Era bellissimo. No, questo bellissimo, era no, però po'... guarda, detto da uno che l'ha detto per quel gioco degli alieni, guarda. Ma non l'ho detto che era bellissimo quel gioco degli alieni, comunque. Guarda, c'è la Vazza Arena, se volete, 66% dei like. Qualcosa lo conosco molto bene. Cosa lì. Breve storie raccapriccianti, oppure l'intruso. Ci sono le backrooms di Shrek, dai, se vuoi. Breve storie raccapriccianti. Ok, mi allora mi infilo dentro, venite da me. Va bene. Vai. Ok. Chi è che oddio. Sei Francone Ficone, giusto? Certo, sì. Io sono Francone Ficone, proprio io. Il più figo dei fichi. Da distinguere da Giorgio Chiellini, eccolo qui. Sì. Contenuto mortale. Sono entrato e uno ha avuto il coraggio di scrivere XD, voglio uscire subito. Questo gioco può contenere scene violenza e sangue, anche luci lampeggianti, rumori forti e salti. Se sei una persona sensibile, esci immediatamente dal gioco. Live proprio. Ok, allora io sono sulla torre. Guardate qua quanto sono fico. Ma non fare. Ah. Ecco. Vabbè, Franco e Francesco. Ecco, ti vedo. Ok. Come si gioca? Cosa capiamo dove. Ah, story horror. Andate da story horror. Io mi sono infilato qua ormai. Okay. Ma chi è tu? Oh. Andate a story horror. Ma c'è un mostro che mi sta venendo. Ragazzi, mi ha mandato in Russia. C'è scritto. Zagruzka c'è scritto. Ritorna. Fico, turno di notte sulla Route 90, Karim. Ma siamo forse... Aspetta un attimo che... Sono bloccato... Porca puttana. Come si esce? Come si ritorna nel gioco? Ho aperto il menu e non riesco a uscire dal menu. Esca. No, ho aperto giochi. C'era a sinistra c'è giochi, l'ho aperto. Apritelo anche voi così incastrate anche voi e mi dite come ma si perché? Esce. Ma perché? Ma mi devo incastrare? Perché non c'è niente. Ma uscite Privet. Entrate. Ma non Dobro voglio le stanze ma Putin che sta succedendo? Che c'ha più? Allora, però almeno dove sei? Aver imparato un po' di russo mi permette di ciao. Vieni dove sono io, Karim, dove sei? Prima? Buona giornata. E non so quale porta è turno di rotte. No, torna indietro, ecco qua. Se ci vedi? Io e Lino siamo uguali. Ecco. Ah, ok, ok, eccovi. Vedi qua. Ma cazzo, sì. Il solito dei giochi nostri. Ah, sì, è coso, quello della Chillas. Bravo. Leggiamo la storia. Tre. Aspettiamo, gatto. Gatto. Dove siete? Aspetta, ti veniamo a prendere. Dove sei? Perché questo non c'è uno zombie qua? Come fa a essere ma zombie? Ma c'è anche lui? Un tacchino. È la skin, Vieni. Ma sta piovendo? Credo. C'è un rumore stranissimo. Insomma. Diciamo ci sono. Sole. Vai, turno 3, 2, 1. Vai, leggi. Questo caso è accaduto nel 98 in un negozio fuori dalla città quando un impiegato... niente, si è chiuso. Quando l'impiegato è morto. Con un impiegato turno sei di chiuso. Notte, ecco qua. Ti è stato chiesto di lavorare il turno di notte. Tutti gli eventi e i personaggi sono fittizi, qualsiasi somiglianza con eventi reali è casuale. Ma usa le cuffie per... incredibile. Sì. Vuoi vedere che è veramente il clone di quello della Chillas? Può essere. Ma poi ce ne sono varie di queste storiette qua. Quindi è bellissimo. Vediamo se veramente va. Vediamo poi se siamo insieme più che altro perché
Oh mio infatti, Dio. Infatti non siamo insieme. Non siamo insieme. No, è in single. No. Ma quanto ha fatto bene il negozio, scusami. È veramente bello, sì. Ma è quello lì, secondo me hanno rippato il gioco. No, non è lo stesso, però... No, lo trovi tipo nei giochi di Rafael, questo qua, un altro pure che ho giocato ultimamente. È possibile, però non è uguale, No, no. E quindi che facciamo? Siamo da soli, non sì, si può giocare. Ma anche in italiano! È in italiano, sì. No, ragazzi, io mi butto su Roblox oggi, basta. Il problema è trovare quelli buoni. Sì. No, raga, ma questo ce lo giochiamo. Twitch, e poi dopo vedete c'è qua, l'hanno tradotto. E vabbè, quindi usciamo, perché non ci possiamo giocare insieme. Sì. Peccatissimo, che peccato, cazzo. Madonna. Grande mille. Ma purtroppo non possiamo giocarci insieme, dai. Ma non c'è un filtro per i giochi multiplayer. Multi? Ma il fatto è che sono tutti dovrebbe... multiplayer. Esatto, dovrebbero esserlo tutti, cioè non capisco. Sono tutti... Dai, sceglietene uno, scriviamo horror, vediamo che esce. Qualcosa che duri un pochettino di più. Ah... Segniamoci il nome. Ah, voglia. Allora, il Mira l'abbiamo giocata. Before the Truth. No, ma bisogna scrollare qua. Bisogna scrollare qui. No, è scritto horror, quindi mi sta facendo vedere tutti i giochi horror. Anch'io, anch'io. Però bisogna scrollare. Non puoi fermarti alle prime. Devi proprio andare assolutamente giù. Assolutamente no. Maialino affamato. Voglio giocare a maialino affamato, chat. Che altro c'è? Viofobia. Ospedale del terrore. No, vi prego. Just a basic horror game con Batman, c'è qua. Oh, madonna. Batman non eviterei. C'è Batman con la linguetta, però quello con gli occhioni, il meme. Bello. The Cabin. Arpi, grazie per i 23 mesi. Soli in una casa buia. FIFA Foot Blocks. Hanno sponsorizzato. Prima della verità. Cioè, prima della verità. Before the Truth. Ah, ok, l'ho visto. Oddio, potremmo provarlo. Perché ha 442 giocatori attivi e 24 milioni di visite. Si chiama proprio bello, prima della verità? 89% sì, positivo. Ah, no, ma in inglese o in italiano? Ah, Before Truth scrivi. Però è tradotto cerchino in italiano in automatico. No, infatti, ho trovato in italiano anch'io. Ok, pieno di gente, però. Clicco gioco, penso. E io sono entrato. Gioco. Ok, mio Dio, che è questa gente? Ma questa... Allora, Francone, ti vedo. Anche io vedo Francone. Un horror e quella vestita come Lady Gaga. Noi andiamo dentro la casa giusto per riconoscerci. Siamo dietro di voi, siamo. Ok. Andiamo. Allora. Non posso zoomarmi in faccia adesso, non va in prima. No, capitolo 1, ecco qui. No, non voglio... Ma che bastardo che ti appare gigante. I soldi. Mamma mia. Giocatore singolo 2, 3... No, il massimo è 3. No, dai, ma che cazzo, però. E ci sarebbe lo spazio per il 4, vedi? Però non lo fa. Non lo vuole fare. No, ma che davvero. Un altro, ma. Che sfiga. Bastardi. Pezzi di culo. Ma c'era scritto? Perché non c'era scritto il maledetto. No, non eh? Credo che lo scrivi da qualche parte. Vabbè, prossimo. Aveva un bel mood, però, secondo me, quel giochino, sai? Sì. Uno si disegna, voglio rifare tutto qua. Sì, ha voglia. Il problema è che in questo cazzo di coso di Roblox non puoi filtrare, non puoi neanche mettere nell'ordine di percentuale. Tu quello che ti esce devi scrollare, non puoi... Cosa vuol dire preppy? Oddio, che cos'è? Ci sono un sacco di preppy. Cosa vuol dire preppy? Che cos'è preppy? P-R-E-P-P-Y, che cazzo vuol dire? Ah, hobby preppy. Che stai dicendo? Ma io entro su sto preppy. Vogliamo fare un ascensore? Cercando... Anche gli ascensori si potrebbero fare. Gli ascensori sono carini. Preppy con Island sono entrato. Sono curioso di sapere cos'è sto preppy. Cosa vuol dire preppy? Fighetto allora, vuol dire? Preppy vuol dire fighetto. Non lo so, andiamo dai fighetti, chat. Unisciti, vai. L'isola di gatto, andiamo. Sono stato per curiosità, non credo sia un gioco. Ma sì,
lato al puffo. Tipo, no, sì, tipo il culo di un unicorno. Sto raccontando sulle signore. Scusami. Che fa? Aspetta, posso ballare? Guarda! Sono tre litri. Aspetta, andiamo a ballare subito. Come fa? Dove come sei? Fatto? C'è il tasto come a fa? Sinistra. C'è. Ok, almeno posso. No, a me sta. Ah, oddio! Scenario. Ma no, devo pagare! Ma non è vero che tu devi pagare. Ma scenario, che ballo è? Scusa, Rolli. Io mi sento male. Libero. Abbiamo quasi 120 anni in 4. Guarda come sono sciolto, però. Guardami. Puoi non ballarmi nel culo, Francone Figone? Oh no, ma sgamato! Ti scavazzi i piedi! Pong, 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 pong! Blocco pop! Dio mio! Io mi sento imbarazzo. Ma puoi andare in giro ballando, sì, gatto, guarda! Aspetta, Roblox di no, me, devo pagare per il bastone. Peccato. E come si toglie? Ah, ok, devi ripremere. Ma io non lo premerò mai più. Mischiare pigro. Sentire la presenza. Vieni qua, Carimbuse. Non me la fare sentire la presenza, non voglio. Vieni allo scivolo, vieni allo scivolo. Perfetta, bro. Non ho vieni allo scivolo. Ma guarda che c'è il top donatore qua. Com'è che non ti fa entrare? Perché non è preppy. Ho provato un altro gioco e mi fa entrare. Non è abbastanza preppy. Vabbè, di preppy ce ne sono mille di giochi comunque, se volete. È proprio preppy, non allo scivolo, vai. 3, 2, 1. Preppy, provate. Dovrei salire ballando, aspetta. Ah! Ecco, è terribile. Ma mi ha spedito lontanissimo. Ho sentito Rattuso sulle signore, devo pagare. Oh, Michele, no, non è quello che hai sentito, giuro. Bello. Io sto andando all'isoletta, ciao, quella... Ciao, siete andati nello scivolo blu? No, io sono all'isoletta. E qua è l'isoletta? Non lo so. Non c'è niente. È dietro i palloni gonfiabili. Giocati a Dorsa. Dorsa l'abbiamo giocato, Lino, no, una volta da me. Sono qui con il Witcher, quando ragazzi. Con sono Witcher. Con Geralt. Sì, appunto, sì. Effettivamente c'è Fra che non può entrare, direi. No, entriamo, bello, sì. Usciamo. Cioè, bello. Troviamo un'altra cosa preppy. Una bella vacanza per gli occhi. No, le cose preppy non mi vanno. A nessuna cosa preppy puoi entrare. Neanche un altro preppy e no. Sle Hobbies o preppy non puoi entrare. Allora, ragazzi, ci sarebbe The Intruder, però sicuramente al mostro pisello. No, metti Elevators, Lino, che era, sembrava decente. Cioè, io ho l'ascensore dell'orrore, guarda, entrate da me. Ascensore okay, fondo, va. Ascensore... Horror Elevator si chiama. Faranno è abbastanza preppy. Prepai? Prepai? Mm. Ragazzi, durante, se la 12 ore diventa 24 ore, facciamo 10 ore di Roblox, giuro. E io mi unisco, porca troia. Dove stai? Ok, io Toby. Vado. Io Toby. Così. Eccoti qua, se Francone. C'è qualcos'altro. Perché una palla? Aspetta, poi entriamo appena arrivano. Un coltello. Ti posso accoltellare? No, devi pagare per farlo, come sempre. Sarà bannato dai preppy. Ombre. Salut. Ma che succede? Oh no, ma è... Stanno l'account in questo secondo. È Five Nights. No. E come no? Questo è il robot di Five Nights. Mm. Dove sta? Minchia, non lo vedi? Sì. È bello grosso, vero, sì. Minchia, chi l'aveva visto? Cazzo! Non l'avevo visto. Ci sei, Fra? Ci sono. Andiamo allora. Di qua, andiamo. Di qua. Oh. Tra poco premi V e ti dice devi pagare. Beh, sì. Eccola. Cerchiamo di non morire. Se zoomate abbastanza potete metterlo in prima persona, ma al mouse. Sì, c'è il mouse, ma va bene. Sì. Ormai. Pur di non vedere i pupini. È comunque meglio di quello di prima. Sicuramente. Oh no, oh no, siamo per diventare preppy. Ma vabbè, guarda, dai, tutto rotto. Che dolore di suoni. Ci sta preppando. Magari. È tutto preppy ormai. Magari si preppasse. Però dopo un altro di preppy vorrei... Ma quanti giocatori? Quello... Chi è Mazz qua? Ma non ha la faccia lei, Mazz. Ma Paz. Oddio, è vero. È sfacciata quella lì. Ma avete visto le persone lì sopra? Loro fanno qualcosa che io non so, lo faccio anch'io. Mi sa che loro si salvano così, dobbiamo farlo, amici, perché se no non ci salviamo. È il meta? Vado. Ah, si entra proprio nei piani. Ah, che bello. No, deve entrare. Ma lui non è Goku Super Saiyan Blue? Pensavo proprio fosse uno di quegli... Aspetta, sono tutti alla porta, mi sa che bisogna andare... che paura! Chi è? Chi è che bussa? C'è il letto, posso dormire? Boh, mi segue in questa sfacciata, però. Comunque posso dire, c'è Michael Myers. Ma c'è uno con la katana. Che cazzo? No, c'è Michael Myers che suona il pianoforte, gatto, qui, se vuoi. Io non so dentro. Dov'è? Non ci è credo. Qui alla porta aperta. No, non posso vedere. E non si può andare.
Non vogliamo. Ma io non so che mo si sveglia e ci vuole. La finestra è finta. Le faccio così. Ma hai visto questo uomo uscito da Warhammer con la katana? Eh sì. Avrà pagato i dobloni. Eccolo, ci segue. No, via, via, si è aperto l'ascensore, tutti sta nell'ascensore. Sta bussando. Aumento il termostato. Venite nell'ascensore. Ragazzi, non riesco più a fare il metagame. E quello è Metal Gear Rising, però più robusto, Beh, metto qua. Non mi attaccare. Cioè, per scegliere il piano successivo devo pagare, ma perché? Vabbè, noi non scegliamo. Ogni cosa. Sì, qui Lilli, torna indietro. Ragazzi, ma l'avete visto? Ma è Cortana quella lì? Arriva! No. Ragazzi, sto cancellando tutti! No! Uccide solo le persone che non sono preppi. Noi siamo preppi. Non è vero. Povero sfigato, non buccio. No, è morto uno, ma dai. Sì, ma non può fare niente ora. Che rima? Aiuto. Che cos'è? Quindi... Ma... Ah, che ce l'ha con lui, ce l'ha, ma lui è... lì. Dobbiamo aspettare, quindi? Non lo so, picchiamo. Dobbiamo pagare così se ne va. Caio, grazie mille per la sub. Ma lui è con noi. No, innovate, ragazzuoli, siamo quasi alle 2009. Abbiamo fatta. E mancano 1150 ragazzi. Sub. E la 12 ore diventa una 24 ore. Io veramente farei tipo un mese solo questo. A caso, giochi a caso faccio. Sì, peccato che sia Roblox. Peccato, cazzo. Ma tu non lo dici a nessuno. Giochi in prima persona così. Certo, ma col si mouse. Vedono, sono tutti Playmobil. Sì, ma, però non capisco. Allora, che problema c'è che Roblox? Ma i pregiudizi. È come dire TikTok. Ma fanculo i pregiudizi. Devono. Guarda, ma ok, i pregiudizi lo sto giocando e comunque, insomma. Poi ci sono idee parecchio fighe. Ma è divertente. Per dieci minuti. Almeno intrattiene. No, cambi gioco ogni 10 minuti e diventa quello che facciamo noi su Roblox. Ok. Dabba, devo dabbare. Basti pregiudizi. Ma che bel Non le possiamo spegnere le ombre? Spegni le ombre. Che cazzo significa spegni le ombre? Però è molto carina sta roba. Mangiano i pesci? Boh. Eh beh, certo, ovviamente devi... Per giocare Roblox, se vuoi giocare bene, ovviamente ti vuoi intrattenere avendo una certa età. Sì, oh mamma esatto. mia! Sono morto! Come ti ha accoltellato? Il pesce ci ha accoltellato? No, ti fa uscire fuori quando muori. E niente, allora ciao. No, fanculo, facciamo un'altra cosa. Ciao. Ciao, proprio così. Ciao. Okay. Ciao. Addie. Dai, facciamo l'ultimo, che ci durerà mezz'ora. Sicuro. Vai. Allora, qualcuno esperto di Roblox che ci dice il gioco più figo horror mai fatto. Perché poi bisogna andare a cercare le percentuali di like, esatto, tutte quelle cose lì, perché se Fateless. Vai a caso Fateless. 14,5 milioni di visualizzazioni. Mortale. No, giocate, visite, sì. Facciamo Fateless, penso sia entra tu e noi ti seguiamo. Okay, vediamo. Che poi vedi, funziona tutto super veloce. Peccato che i giochi siano mini giochini proprio piccolini. Oh mio Dio, ragazzi. Ma c'è uno sulla serie. Ma dove l'ha presa sta skin? Non la voglio anch'io, entrate. Mi sta caricando. Non è ancora apparso. Sì. No. Aspetta, vi invito. Il gatto sul mimo. Ah, non posso invitarti. No, no, non va proprio. Eccolo qua, adesso entro. Ok. Ma non va. Vediamo. Aspetta, ok, io sono entrato. Ma sono un Roblox giallo, tutto gigante. È vero, ma perché? Perché? Ma non è vero, perché sono diventato così? Dov'è il mio fondo? Siamo diventati di Lego, siamo diventati adesso. Che schifo, guardate, ma la voglio anche io, è anche gatto, grazie a Dio, non solo io. Io sono un fico. Ma anche quel signore lì davanti, vedi che c'è. Starting in set a uno di due. Venite qua. Allora, la prima. Appena entrate a destra. Vai. Che culo. Mentre spiegava, tutti devono entrare. E qua, quello si fa per partire, mo? C'è scritto countdown. Non ce l'ho io. Ciao Fixer, benvenuto. Dimension, grazie per i 23 mesi. Guardate qua, che storia, che orrore. Che merda. Che mondo. Che monnezza. Il problema. Oh, almeno in prima persona. In prima persona. Niente. Che è? Questo è Diablo 1 in prima. Ma magari. 21 ottobre 82. Questa famiglia ha contattato la chiesa cercando il nostro aiuto. Quindi noi siamo preti. C'è il crocifisso nel tasto 1, C'è il crocifisso. Allora cambia tutto, ragazzi. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Chi è là? Non volevo essere.
Bello. Ma possiamo picchiare con... cioè utilizziamo sì. come paposcia per uccidere gli scarrafoni, Crossbeat. Come cos'è che lo usi? Paposcia. Paposcia. La paposcia, la ciabatta. Ah, okay. Usa il crocifisso per interagire col mondo. Ah, vedi, ho crocifisso la chiave. Scavate pure. Ma bellissimo. Ma non è irrispettoso? Ragazzi. Beh, abbiamo trovato una chiave. Ma perché c'è un fondo di caffè sotto la chiave? Vabbè. La vazza? Ma no, era la terra, cretino. A me, bah, la terra. Venite qua, apro la porta. Cretino. Viper, grazie per i 62 mesi. Entra Mauna. Come si usa? E devi usare la chiave. Ho due. Vai. Ah, ecco qua. Deludi. No, no, c'è Matter che non... No, è triste. La picchio. Che vai. Signor, cosa passa? Vieni, Karim, parlaci, sei tu il parlatore. Ok, nostro figlio è malato, per favore aiuto. E dov'è, questo signora? Dov'è il figlio? Questo. Vabbè. Qua c'è una maschera. Non chiudete le ragazzi, interagisci con la maschera. La sto picchiando. È fantasmagorica. Oh. È uscito un fantasma, perfetto. Ma rimango il tempo di vedere. Che cos'era quello starnuto? Ormai lì, era veramente moccio. Wow. Che allora, detto wow. È quel deficiente che rutta. Non ruttare un singhiozzo. Sì, è cavatura. C'è una coscia di pollo, la posso prendere? Ti prego, mangiamo. Benedici. C'era un altro fantasma. Ma noi stiamo, credo, beneficendo. 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 Guarda questo qua che non è cristiano. Ho trovato un signore. Benefici il coso qua. Il benefico nella vita e nello spirito. Amen. Dobbiamo benedire tutti gli oggetti. Io ho benedetto un coltello. Questo e dobbiamo trovare delle chiavi anche. E chiavi in mano. C'è il figlio. C'è il pater. Padre patrone. Ah, parlaci, non... Parla. Parlo io. Lui è pensieroso, sta guardando la finestra, sta pensando a qualcosa. È nel basement. E per tenerlo in salvo, quindi dobbiamo trovare la chiave per il basement. Al figlio. Ma il figlio sì. Di 70B, purtroppo. Ragazzi, ma c'era una scala, non so se l'avete vista. Sì, ma c'era sopra. Bagno. Ecco, ho trovato la chiave. Mai. Dove l'hai trovata? Culone. Era sotto un teschio. Sono dei tipici del Gargano. Un pan focaccia ripieno di fuso. Ma che voglia. Dove sta? Ah, ecco. Andiamo, scendete giù, ho trovato la chiave. Vai. La roba si cancella. Ok, l'ho aperto. Ha detto che c'è il figlio qui, The basement è open. Ma ragazzi, però non è un bel gioco. È in prigione. Ma c'è proprio una prigione, sì. Aspetta che uso la mia magia per fare luce. Ecco. A cosa serve fare questo? Ma il figlio è in galera. Eh sì. Hello, ma è legale costruire una galera così sotto casa? Certo. Se è abitabile, sì. No. I tuoi genitori sono molto preoccupati. Sono qui per aiutare. Occhio che si gira e fa il jumpscare, eh. Sono dei crocifissi al muro. Ciao, Kuro. Bill. Oh Billy. No, ma c'ha la vista. Dobbiamo ucciderlo, vai. Sì, ma sacratelo. Billy, è tuo sangue. Mi sei sempre stato antipatico. Cretino. Eccolo là. Ecco qui. Bullizzato Billy. Risolto? Perché stai facendo questo? Per il tuo bene, Billy. Perché mi tieni qua giù e mi ferisci? È diventata una canzone dei Cultural Vulture. Oh no, ora è il mio turno per farti del male. Ah, non era debole, quindi. Oh Mario. No, che bella faccia. Oh madonna. Siamo chiusi con lui. Menatelo. È morto, bastardo Billy de merda. Aspetta, spaccate anche il pentacolo qua. Vale, a posto. La chiave. Che schifo di mostro. Prendete la chiave, aprite quale porta? Crocifisso. Ah no, per uscire. Ma è il miglior gioco cop horror che abbiamo giocato da Ma è veramente il migliore, perché ha funzionato tutto. Cioè, è incredibile. Di oggi sicuramente, ma ci voleva No, veramente best top 10, questo. Ok. Andiamo dalla mamma? Mater e pater, dove sono? Ma c'è fuori. Staranno facendo... È morto! Che morto! Come è morto? È morta! In nome dei padri! Allora anche la mater è morta. Dobbiamo andare. Questa è la mater. C'era anche l'altro. E allora il pater è sopra. Il pater è sopra. Dov'è il patafix? Il pater è sopra. No, mater, si è fatta la cartella. Ah, c'è una porta chiusa a chiave. Ah, eccolo qua, è morto con gli occhiali. Un morto con gli occhiali. C'ha pa la chiave, però. Siete stati dei campioni, siamo bravissimi. Hai preso la chiave? L'avete presa? E vai, apri la porta. Vado. Già occhio, ci sono delle mani di sangue. Vado, È una scimmia che ha camminato.
o magari un equilibrista. Andrò sopra, ovviamente. Oh no. Sono gatto, coraggioso. Vai, vai, Frangè. Come avete fatto a salire le scale? Ah, beh, ancora Billy in ballo qua. Ma Billy è triste. Billy? C'è... Billy è triste perché aveva buco di mestate prima. Ti comando, non ti lascerò che mio. Che l'oscurità ti consumi. Billy, perché hai ucciso tua mamma, tuo padre, tua nonna. Mi sente strano, mi sento per strano, favore, aiuto. Sì, sì, ti aiutiamo a bastonate in culo. Dai. Vieni qua. No, che stavo uccidendo Billy scared. Billy, ti aiutiamo. Copriti la faccia, Billy. Mossa grazie, ancora con la bella faccia di prima. Ragamo, si arrabbia. Come ti senti, Billy? Merda. Sta meglio di prima. Stiamo bullizzando. I am not no, Billy. No, lo sapevo. Satana. È Giancarlo. No. È Satana. Perché a me? Guarda, perché a me? I Rammstein. Gatto, via da lì. Ma si è bruciato la capocchia. Oh no. Ecco, no, tutto. È andato, capocchia. È diventato dark, è diventato. No. E mi spiace un casino, però. Oh, Madonna. Madonna mia. Abbassato. Pronti. Beh, stava meglio prima. Ma perché a me? Finalmente perché libero. Vai sul fuoco, cazzo. E come sei liberato? No, no, c'era proprio con me. Mio My Dio. God. Che incubo è? L'ho schiacciato. No, gatto, che... L'ho sdraiato. Gatto, no. Beh, quanta vita c'ha. La faccia mi segue. Ma bellissimo, sei glissato tutto come... Ah, ma l'hai bloccato. Oh, no, ma ti ha mandato una testata. Menatelo, menatelo. Quanta vita un giorno a te. Ma la stiamo colpendo, secondo voi? Ma è fuoco, forse? Sì, ma la sua barra della vita è infinita. Io sono mezzo morto. Sì, bisogna spegnere i fuochi, bisogna spegnere i fuochi! I fuochi! Come? Ragazzi, ho colpiteli, colpiteli! Non funziona un cazzo. Ma metà vita, non voglio morire! Eh no, però gli altri sono spenti! Mi hanno rimborsato il gioco di prima, comunque. Bene. Anche a me. Ma perché forse le teste bisogna colpire? Sì, sì, spegnete, spegnete. Ok, no, fatto. No, quando uccidevi la testa si spegneva. No, ragazzi, ho una vita. Sì, mi sa che avevi ragione. È andato via. No, io non no. ho niente di vita. Devo fermare questo male prima che sia troppo tardi. Dimmi che prendiamo la macchina. Dobbiamo entrare qua dentro, guarda. Troviamo. Siamo tutti caduti fuori. C'è una cura o devo pagare 5 euro? Secondo Penso me la seconda. È acqua santiera questa? Si va però fuori? Sarebbe effettivamente molto utile un po' d'acqua santiera qua. Poggers. Aspetta, accendete una... l'altra anche, accendete l'altra. Ok, ecco okay, qua. Si è aperta? Segreto. Niente cura. Ma che c'è un'altra chiave. È Billy questo qui? Ma ragazzi, sono bellissimo. Ma questa avventura... Così devono essere i giochi horror e basta. Sì. Beh, ma fatti belli scherzi, magari. Sì, vabbè, con una grafichetta un po' più carina. Sì, magari un po' più, sì, un po' di atmosfera. Sta pure così, eh. Anche a me così le avventure piacciono un botto co-op. Dovrebbero sì. farne molte di più. Dovrebbero farlo anche un po' più strutturato, però sì, assolutamente. Beh, gatto, minchia, con i giochi che giochiamo questo è anni luce, ma per davvero. No, no, cioè... ma perché quello che giochiamo è merda, però. Esattamente. Ma no, anche i giochi non strutturati, cioè strutturati, sono meno strutturati di questo in co-op. Sì, sì, no, ma infatti è vero. Così. Beh, no, su questo sono d'accordissimo. No, ma chi è che mi ha buttato giù? Pure io sono caduto giù. Ma che non si doveva. Me è caduto tu. L'atto 2 mi avrà curato. Underground. È vero. Effettivamente bisognerebbe esplorare pure un pochettino Gmod, perché anche Gmod c'ha tutti. Sì, è vero. Io giro il crocifisso, che però si potrebbe fare, Forza Gesù. Una seratina Gmod. Siamo i Power Ranger, hai visto? Burra, quindi? La vorremmo organizzare una serata Gmod. Ma il Gmod il problema è che aspetta, però mi sa che G-mod bisogna mettere... aspetta, prima. Il giallo all'insù, il nero all'ingiù. Razzista, ok? Perché? Ok. Aspetta che appare. Dove mi sa che riappare fra un po'? Ok. Bianco, il grigio, allora vuol dire che il bianco che va girato. Sì. Ecco Easy. Qua. Sono Eccolo. Caduti. Oh no, sta di nuovo no, lì. Billy, no. Il problema è Aristel, sai che cos'è? Che effettivamente su Gmod tu spesso hai anche bisogno di scaricarti delle mappe prima, che quindi devi non solo. È che Gmod raramente ha le avventure, c'ha sempre delle robe in online, no, un po' come Roblox, c'è un po' di per tutto, però. Oh, ma guarda, sì. Chi è questo? È Billy. Magari una serata. Ma no, qua, quello dietro la porta. Provo io? A farmela. Ma che paura! Non l'avete vista questo? Ma che cazzo? È sparito. È andato. Gli ho dato un bacio. È qua! È in gabbia! Ce ne altri qui, guardalo. La Gioconda adesso è triste. Bisogna toccarli. Ma ragazzi, che paura gli occhi di sti qua. Ma no, veramente. Sono quei... No, non è Hitler, ragazzi, quello. Che dio. È un signore Hitler. Un po' triste. È andato via Billy di merda. Mi dai sta. Era Sid. No, Sid non ci sta, è partito per qualche parte. Ecco perché non è qui infilato.
Il pupazzo, censuralo. Benediceti, benediceti pupazzi. Qua, non lo sai proprio dire, benedire. Benedicetelo. Io continuo a incularmi le ombre qua nel frattempo, che mi ansano le orecchie. Serve una chiave rossa. Ok. È contenta la Gioconda lì adesso. Una serata così dove ah, l'ho trovata qua, qua. Si è commentato un po'. Eh sì, a me non dispiace fare questa roba qua. Cioè, okay, andare a navigare nei giochi. Anche perché è un fetish per le mod, cioè per le demo in realtà. Esatto, quindi... questo è oro. Dreams era troppo complicato e l'altro era una merda core. Core è proprio... Funziona. Poverino core. Oh no, cioè, è bloccata la porta. Oh, che mamma paura! Mia. È Billy? La mano! La mano, gatto, gatto! Preso guarda te! Guarda te! Gatto ha preso te! No, Billy. Darkness surround the thee. Come è mo? E boh, sono al buio, letteralmente. Eccoci qua. Gatto, gatto, dove era? Non ci sei tu? Sono qua, sì, sono qua. Sono diventato l'ombra di prima. Sto in galera. A posto, ci abbiamo liberato, okay, perché siamo bravissimi. Grazie. Sì, il sangue mi cura. Certo, certo. No. Non è che puoi dare un po' di vita. Sei destinato a morire proprio sul finale e sicuramente non vedremo nulla. Una volta morti. Non vedo. Oh no, oh madonna. Oddio. Mi dice di benedire. Rejoice, priest. Cosa vuol dire rejoice? Riunisciti, credo. Il nostro salvatore si è svegliato. Questo oh no, sì, figo però. Non so. Cioè, sia Billy. Yeah. L'oscurità. Ah, gioisci vuol dire. Ah, gioisci. Ah, rejoice, è vero, vero. Vero, vero. Ma Flossius, guarda, Gmod mi ci voglio fare una serata. Io a caso straio. Mi sa che lo vedrete. Ma gatto, Lino, devi preparartelo in anticipo, eh. Lo so. Ma parlano latino loro. Buttateli giù, buttateli giù. Ma ha senso buttare giù? Da così fastidio se uno parla in latino? Sì, sì, ma è una lingua morta. È caduto. È anche quello che ne parlava, guarda. Oddio, era giusto. Non vedo niente, mo. Appicciate luce. Please, turn on the light. Sì, è you in antico, che figo. Bellissimo, comunque. Aspetta, ma mi avete spinto, io vado dritto perché... Ma mi avete spinto giù, sono morto. Rivivi. Come sei morto? No, come mi serve... No, serve pagare i soldi per rivivere. No, vabbè. No, Dream, stai scherzando. No, ma coglioni, voi stavo leggendo, avete spinto giù. No, io ero fermo. No, non è vero, no, sei stato anche proprio te. Bastardo, sei stato proprio te a spingere, deficiente. Che cazzo dici? Ma che cazzo stai a dire che ero fermo, mi sono mosso. Ma io mi sono mosso senza toccare niente. Guarda un po' cos'è successo. Io non mi sono mosso proprio. Non mi sono mosso proprio. È per davvero? Chi si è mosso? Vabbè, stavo leggendo. Qual è mo il prossimo? Ma hai capito? No, ma veramente non puoi entrare. Cioè, devi pagare. No. Mi ha riportato la lobby. Che merda, te. Vabbè, ma così è da stronzi, però, dai. E questo è il problema di Rombo. Ecco. Ho capito. Che vogliono proprio i soldi malamente, però. Vabbè, Karim, paga un secondo. Ah. No, tardi, sono ritornato alla lobby. No. Che devo pagare. Vabbè, beh, niente, usciamo, andate avanti. No, andate avanti, tanto manca poco. Ma tanto moriremo uno manca di noi. Manca poco, lo dici te. No, qua, colpitelo. Ah, beh, quello sì. Ragazzi, devi provo alto intanto. Dove? Boh, è morto. Ogni tanto uno no, saranno altri probabilmente. No, il prossimo sono io, Imbo. Provate Roblox DOS, ti ho risposto, abbiamo già provati. Come io la vita rossa ormai. Chi è io? Ma c'ho un mimic! E lo sapevo che ce l'avevo io nella spada. Beneditetemi! Non posso. Me lo vedete che ce l'ho, c'ho il coso? Sì, sì, allo specchio lo vediamo. Lo Slenderman, c'ho. Ma sono morto? Sono morto. Ah no. Ma ha acchiappato, ragazzi. Ma forse il gatto non si trasforma. Mi sa che è finito. Diventa il nuovo Billy? Ah, guarda, Sì, diventa il nuovo Billy, diventato. Carino, bello, però. Quindi dobbiamo uccidere gatto. Fighissimo. Bisogna uccidere gatto. No, lo specchio. No, il gatto tubo possessed. Gatto tubo. Ma gatto. Non me ne andrò senza combattere, merde. No, non gatto. Combattere, renditi. Puoi anche morire, non ti preoccupare. Ma non gli sto capendo niente. Un cazzo. Ma come? Come si fa? Vabbè, sono morto praticamente. Ma no, mi esce dal culo il fantasma ogni tanto, hai visto? Sì. Ma c'è un libro. Ma la vita gliela stiamo togliendo. Ah, no, è libro. Sì, sono gli oggetti che si illuminano. Che oggetti? C'era un libro, sono? C'era da colpire. Ma no, c'è un signore, non lo vedi? Mi inseguono all'infinito. Ho fatto sparire il libro prima.
Ah, ok. Quello perché sei tu che c'hai le mani lunghe. Vabbè, ogni volta. Beh, sei tu il primo a dirlo, adesso. Guarda, vedi, c'è il libro. Lì non l'avevo distrutto, ma cosa ne accorgo? No, no, l'avevo visto. Grazie, mi avete salvato. L'abbiamo salvato. Oh no! No, è terribile, visivamente, Erist. Non siamo più pronti a combattere. Arriva il CF4 proprio ha tappato tutto. No, no, stavo giocando altri server. No, ma è bellissima l'idea di Roblox, però veramente mi fa cagare tutto, non ce la faccio. No, ma tu sei troppo preso male, però. È cioè, se ti diverti a fare cazzate così... non mi diverto. Ti passi due... No, ma infatti quello è il problema. Ma sei troppo... è arrivato un signore prete. No, Grimmo, ma tu devi vedere che sta succedendo. È arrivato un tizio. Mi sarebbe piaciuto. Ma è Pavarotti, prima veramente. Prima ti butta giù, poi dopo ti derideri. Ma non l'ho buttato io, ero ah, fermo. Ah, è uscita la clip, mi sa che sei stato proprio tu, Lino. No, no, ero sì, fermo. Sì, sì, dopo, io stavo cercando di leggere cosa c'era scritto per terra. Ma ti giuro. Ok, uccidiamo i demoni. Detto l'uomo delle Pringles. Salvini no, non gli somiglia. Giusto no. Ma quanto dura questo gioco? Di ne fermo nella stessa fase. Atto 3, l'avevi detto, l'hai chiamata, dura mezz'ora. Cosa? L'avevi detto tu, Fato. Ecco qua. L'avevi detto che durava mezz'ora. Che cavolo. Che cavolo. Ma siamo in chiesa, ma che bello. Oh, una chiave. Clocking su Roblox, non conosco come giochino. Vado a vedere. Direi no. Clocking. Clock in? Mm-hmm. Orologio, orologiati. In. Ok. Orologio. Che bellino il loro set, sì. Parlo col prete. Fatti un po' di dire. Farò un summoning ritual. Vai. Come un summoning ritual? Non dovrebbe. Si deve summonare qualcuno. Ma scusami. Mi sa che è un prete un po' particolare. Io sarei l'acqua ovunque. Vabbè, dobbiamo sconfiggere Billy, bla bla bla. Dobbiamo proteggere questo posto by lightening up. Ok. Dobbiamo accendere i calici, praticamente. Okay, questo c'ha i server come uno sparatutto degli anni 90. Che crei tu la partita e la cerchi. E hosti? Figa. Sì. Come cosa? E mi sa che lo accetti tutti. Beh, se volete... volete fare qualcos'altro, cioè... Pure... Allora, più che altro... Figure, sembra carino, però ha il mouse in mezzo. Grazie, in Chef prima persona, Mirko, ma c'ha il mouse in mezzo mesi. Ai coglioni. Ma che palle, è l'ultimo vero. Ma troppo in mezzo. Te advoco. Vediamo Billy. Qua. Cioè, c'è tutti quanti. Allora, clocking vuol dire tipo timbrato. Sì, è timbrare. Ok. Sì, sì, è obliterare il... E Franco, quando arriva Billy? Ah, eccolo. Ma con questa roba viola terribile che sembra un film delle Winx. È veramente una roba da Winx questa? Sì, terribile. Non è che dobbiamo riaccendere i calci, mo che si spacca no, tutto. No. Bello, mi piace. Ciao, a sono tre, speed. Due luci. Eccolo. Cosa stiamo guardando? Sembra stato uno però, secchiotto. Bimbi. Cioè, a parte gli scherzi, chat, ma pure ma da solo a farti un'avventura del genere. No, no, da ma solo, è figo. Puoi è figo. Farlo da solo? Con, sì. Visto che gatto è diventato. Di sì. Sono diventato demonio. Sì, perché in realtà lo random. Cagavo via, eh. Ah? Cioè, praticamente camminando lo perdevo e mi giravo e lo menavo. Ah, è vero. Sì, questo qua comunque, Lino, è praticamente quello del negozio, dove devi gestire un negozio. No, infatti c'è il coppa? Sì, c'è proprio la lobby da 4. E perché non stiamo facendo questo? No, finite quello, che sembrava carino anche quello, mannaggia. No, ti prego, bello. È partita una musica di chiesa adesso. Sì, beh, dobbiamo uccidere Billy. Che scende a terra, tu scendi. E scendi. Billy. Buona serata, Celio. Resta lì, che in caso arrivo, perché dal momento fa già cartello, mi sa. Ovviamente con me deve avercela. Ce l'ha con tutti, mi sa. Oh, il Mogui. Sì, ma non gli possiamo sparare, non funziona. No, ma non ha la vita ora, dobbiamo scappare, credo. Non ha la vita, però tira di quelle bombe. Sì, attraverso i muri anche, bastardo. Madonna, se la stavo per prendere in faccia. Ma tutti a me li sta sparando sti palloni? No, no, ma io schivato proprio il corpo. Ti prego, fai qualcosa, prevete. Con me? Prevete. Prevete.
rango e fai qualcosa. Non è che dobbiamo fare qualcosa noi? Non lo so. Mi sta venendo il dubbio. È dodgeball il film. vabbè, sono morto. No, ma l'ho colpito, credo, o no? No, ma non ho la vita. Non però a sto punto... No, il prete non parla, non fa un cazzo. Il libro ne manco. Noi gliela mando indietro la palla, no? Ah, sai che potrebbe... Oddio, ho provato. Sarebbe stata una bella idea. Mi è andato il gioco, diventavo, però. Vedi, ogni tanto che sto vicino. E sono morto, ragazzi. Vabbè, ma moriamo tutti perché non abbiamo capito che fa. No, ma come sei morto? Proprio mo che è sceso. È sceso. È stancato. Ok, e mo lo possiamo uccidere, dai. Ma io non c'ho vita. Vabbè, spam. Io intanto ho salvato una marea di giochi dove fai un lavoro horror. Ma ce ne sono tantissimi, tipo i benzinai, tutte quelle cose lì, horror. Ah. Con le lobby da 4, così. No, di nuovo deve fare. No, è di nuovo, vabbè, siamo morti. Ne io però vi soltanto saluto uno. Invece perché si è fatta una ciertas. Va bene, gattone. Va bene, gatto. Prossima volta organizziamoci direttamente su Roblox a questo punto. Io salvo tutti i server. Buonanotte, ciao, belli. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Oh, e vado a letto anche io. Che domani mattina ho la visita, quindi mi sveglio presto. Ragazzi, passate una buona notte. Grazie per le sub e le resub. Noi ci vediamo domani mattina con Pokémon. E ciao a tutti!